Il benvenuto a questo incontro su questo importantissimo tema. Lascio subito la parola al nostro direttore di dipartimento, il professor Fabio Mosca. Permettetemi un saluto particolarmente affettuoso alla professoressa Marconi, che è stata la nostra direttrice di scuola di specializzazione fino a pochi giorni fa e che dobbiamo tutti ringraziare per come ha veramente mirabilmente condotto la scuola. E lascio la parola al professor Mosca, prego. Grazie Paolo. Grazie Paolo, buongiorno a tutti. Ma benvenuti a questa che è l'edizione 101 del Mangiagalli Journal Club. Esatto, la carica di 101. Esatto, numero importante. Oggi il tema, accennava il professor Vercellini, è un tema molto rilevante: controversie sui corticosteroidi in elite preterm. E io voglio introdurre un po' l'argomento iniziando dal tema dell'late preterm. In realtà anche dicendovi che non parleremo solo dell'late preterm, ma parleremo in genere un po' dell'uso dei corticosteroidi nel mondo della prematurità. Vi do anche qualche numero: nel mondo un neonato su 10 nasce prematuro, dati 2020 sono 13 milioni e 400 mila bambini che sono nati prima delle 37 settimane, circa 1 milione muore, è la causa principale di morte nei primi anni di vita, e oggi appunto ci concentreremo su varie categorie di neonati prematuri, certamente sul tema dei late preterm, cioè quelli che vanno dalle 34 alle 36,6 settimane, perché poi appunto l'uso dei corticosteroidi è ormai assolutamente ben codificato nell'età gestazionale prima delle 34. Si discute ancora invece cosa farne appunto nella categoria dell'late preterm, categoria peraltro molto rilevante perché comunque costituisce in Italia circa il 4,8% di tutti i nati, quindi un numero molto rilevante. Sono circa 20.000 neonati che nascono in quel periodo lì di età gestazionale. In Italia non abbiamo il 10% di tasso di prematurità, che era un po' un numero che vi ho dato, quell'uno su 10 nel mondo, ne abbiamo circa il 6,5%, e ovviamente late preterm incide numericamente in modo rilevante. La seconda parola un po' chiave di questo incontro, appunto, sono corticosteroidi, che insieme al surfattante, devo dire, sono i due farmaci che hanno cambiato radicalmente la prognosi, della prematurità, sia in termini di sopravvivenza, sia in termini anche di complicanze, e il merito appunto di questo miglioramento lo scriviamo a due ricercatori neozelandesi, Liggins e Howie, che nel 1969 osservarono che nei feti di pecora. Non mi portare via la parola, però. Oh, la mia, hanno un'introduzione che dura 2 secondi, tu hai Lo mezz'ora. sto, no, ma non per quello, è perché mi stai portando via Ma proprio le prime diapositive. no, ma io ricordo una data e basta, ma anche per dire che in realtà i due stavano studiando altro, non erano interessati al cuore, erano interessati, se non ricordo male, più al cuore. Comunque scoprirono sta cosa qui. E da lì appunto tutta una serie di studi che hanno poi dimostrato appunto che i corticosteroidi riducevano, poi tu ci dirai nel dettaglio, anche quanto di mortalità, quanto anche di altre patologie oltre all'insufficienza respiratoria, perché poi è ovvio che ridurre l'incidenza della RDS accompagna poi tutto un miglioramento di altri outcome, penso all'IVH e anche all'enterocolite necrotizzante. Per appunto approfondire questi temi così rilevanti, abbiamo oggi quattro relatori di prima grandezza. Incominciamo subito appunto con Anna Maria Marconi, che ha un percorso formativo molto rilevante, ha fatto degli stage in Colorado al Royal College di Londra e dirige il Dipartimento Materno-Infantile degli ospedali Santi e Carlo, è stata direttrice a scuole di specialità
di ostetricia e ginecologia, come ha ricordato poc'anzi il professor Vercellini, fino a qualche settimana fa, persona di grande competenza, e bene ha fatto che ha organizzato questo Journal Club di affidargli un tema rilevante perché ci inquadra un po' cosa abbiamo a disposizione oggi di linee guida internazionali appunto sull'uso dei corticosteroidi nel parto pretermine. Prego, Anna Maria. Non hai il microfono acceso. Ecco qua. Adesso mi sentite, giusto? Sì, la sentiamo. E vedete anche le mie diapositive. Sì. Perfetto. Magnifico. Bene, buongiorno a tutti e grazie mille. Grazie Fabio per l'introduzione. Ringrazio anche Paolo per... perché ogni tanto mi scende ancora una lacrimetta quando penso che... non sono più il direttore della scuola di specialità che ho amato moltissimo. Allora, diciamo subito, è vero, il professor Mosca ci dice che la scoperta dell'uso dei corticosteroidi antenatali la facciamo risalire essenzialmente a Graham Liggins, il quale, incredibilmente, è un ostetrico. Era un ostetrico neozelandese, scomparso all'età di 80 e poldo anni nel 2010, che studiava i meccanismi che portavano all'inizio del travaglio. E che succede? Succede che una mattina, ritornando nel suo ambiente, nel suo laboratorio, scopre che un agnello al quale era stato infuso corticosteroidi per studiare appunto le modalità di parto, era nato nella notte, era estremamente pretermine e secondo lui avrebbe dovuto morire. In realtà respirava perfettamente e lui ipotizzò che questo miglioramento della sua attività polmonare fosse proprio dovuto al cortisolo che era stato infuso. Nel 1972, con il suo collega Ross Howey, pubblicano il primo lavoro, è veramente il primo lavoro capostipite, lo vedete qui accanto, la prima pagina, su Pediatrics, in cui presentano i risultati del primo studio randomizzato, controllato, dell'utilizzo dei glucocorticoidi per la prevenzione della patologia respiratoria del neonato pretermine, e scopre che la somministrazione di corticosteroidi riduce la mortalità neonatale del 50%. Ora, come funziona? Allora, funziona, vedete qui a destra l'immagine di un alveolo che contiene surfattante, sono queste specie di omini verdi. Il surfattante è una mistura di fosfolipidi e proteine che vengono impacchettati nei pneumociti di tipo 2 come corpi lamellari, li vedete qua, proprio di nome e di fatto, che fra l'altro noi possiamo misurare nel liquido amniotico della donna per avere un'indicazione della maturità polmonare appunto del neonato. Cosa fanno i corticosteroidi? Accelerano la maturazione stimolano la differenziazione cellulare dei pneumociti di tipo 2. E quindi in questo modo influiscono sulla funzione degli alveoli che non collassano durante l'espirazione del bambino. Dal 1972, cioè anno della pubblicazione dello storico lavoro, vedete, vengono pubblicati una serie di lavori, questi sono 12, che portano i risultati dell'utilizzo diffuso, appunto 12 lavori, dei corticosteroidi, che dimostrano inequivocabilmente una riduzione di stress respiratorio nei soggetti trattati, ma non soltanto riduce
la patologia del distress respiratorio, ma abbiamo anche una riduzione significativa di emorragia intraventricolare, enterocolite necrotizzante e morte fetale. Vedete, i 12 trial comprendono più di 3.000 bambini studiati. Apparentemente non c'è nessun effetto negativo, erano tutti molto preoccupati che nei casi di parto prematuro dovuto a rottura prematura precoce delle membrane potessero avere i corticosteroidi un effetto negativo nei confronti dell'infezione potenziale, ma in realtà questo non viene dimostrato. I pochi studi che dispongono anche di un follow-up a distanza suggeriscono inoltre che ci sia una ridotta morbidità neurologica a distanza, anche se in questo momento non significativo come ancora significativo come dato. Nonostante i risultati eclatanti di questo studio, la somministrazione dei corticosteroidi fa molta fatica ad entrare nella pratica clinica, proprio perché i medici, gli ostetrici questa volta, sono preoccupati per il rischio teorico di un aumento di infezione. Poi che non si riesca a identificare esattamente quali sono le donne che ne potrebbero beneficiare, e anche perché iniziano a comparire anche i primi studi sugli animali che suggeriscono che i corticosteroidi abbiano un effetto negativo sulla crescita dell'animale e sullo sviluppo del sistema nervoso centrale. È in questo contesto che nel 1994 l'NIH americano, il National Institute of Health, organizza una consensus conference che riassume gli effetti a breve e lungo termine sia per la mamma che per il neonato dei corticosteroidi, che essenzialmente, vedete, sono abbastanza limitati. Cioè, per quanto riguarda la madre, si raccomanda una certa cautela se si utilizzano i corticosteroidi contemporaneamente etocolitici per un rischio di edema polmonare. Non viene comunque confermata un rischio aumentato di infezione se la causa del parto prematuro è una rottura prematura precoce delle membrane. Si raccomanda una certa cautela perché i corticosteroidi ovviamente aumentano la glicemia e quindi nelle donne con diabete gestazionale questo potrebbe essere un problema. A lungo termine però nessun effetto negativo riportato. Per quanto riguarda il neonato, ancora una soppressione surrenalica che però è prontamente reversibile una volta il bambino nato o dopo la somministrazione, e per quanto riguarda il lungo termine nessun effetto negativo su attività motoria, linguaggio, cognizione, memoria, concentrazione, risultati scolastici. Non esistono invece studi che possano dare delle indicazioni per quello che succede alla crescita più avanzata e all'età della pubertà. Quindi nel 1994 si definisce la modalità di utilizzo dei corticosteroidi che sono essenzialmente di due tipi, il DESA e il betametasone, che hanno modalità di somministrazione di dosaggio diverso. Li conosciamo tutti, 12 più 12 a distanza di 24 ore milligrammi per il betametasone, invece 4 dosi a distanza di 12 ore di 6 milligrammi per il desametasone, da somministrarsi tra le 24 e le 34 settimane, con dati piuttosto sostanziali su una riduzione del distress respiratorio e la mortalità tra 29 e 34 settimane, mentre nel very early preterm, tra 24 e 28 settimane, la gravità dell'RDS viene ridotta più che l'incidenza del distress respiratorio e comunque una riduzione della mortalità. Si definisce anche che l'effetto della somministrazione va da 24 ore a 7 giorni dopo il trattamento. Finalmente si definisce anche che in una donna con un parto prematuro dovuto a rottura prematura precoce delle membrane c'è una riduzione sia del distress respiratorio che dell'emorragia intraventricolare che della mortalità
a fronte di un rischio infettivo che comunque è inferiore al rischio che queste due patologie potrebbero derivare dalla prematurità. Quindi sdoganata anche la, la rottura prematura precoce delle membrane. Quindi queste sono le raccomandazioni del Consensus 94 e vedete che sono quasi tutte delle raccomandazioni di tipo A, quindi da 24 ore a 7 giorni a una raccomandazione forte, tra 24 e 34 settimane raccomandazione forte, come prima accennava il professor Mosca, dopo le 34 settimane la raccomandazione è di tipo C, nel senso che l'NIH si sbilancia dicendo quando vi sia l'evidenza che ci possano essere problemi per quanto riguarda la maturità polmonare. Nella rottura prematura delle membrane sempre A, e poi vedete effettivamente su mortalità gli effetti, raccomandazione forte su mortalità di stress respiratorio e emorragia intraventricolare. Quindi a questo punto si esprimono in modo molto forte. Vedete, l'uso dei corticosteroidi antenatali per la maturazione fetale è un raro esempio di una tecnologia che porta a risparmio di costi sostanziale, oltre a migliorare la salute. Quindi, mentre normalmente no, quello che migliora la salute dovrebbe essere costoso, qui invece si risparmia migliorando le condizioni di salute. A questo punto quindi la somministrazione di corticosteroidi antenatali viene sdoganata e diventa lo standard di cura. Tuttavia, siccome l'NIH americano riconosce che l'effetto massimo è entro i 7 giorni, e di fatto non affronta il discorso delle dosi multiple, da questo momento in poi le dosi multiple diventano una consuetudine dal punto di vista ostetrico. Quindi ogni settimana nei bambini prematuri è indicato nella mente di tutti che si faccia la induzione della maturità polmonare, perché l'effetto, come si suol dire, è finito, ma questo contrasta con la pratica del less is more. Tant'è vero che in un survey del 1998, due separate survey fatti sia in Australia che in Canada, rivolte ai ginecologi, questi si esprimono riguardo alla somministrazione multiple, affermando di effettuarle in modo sistematico. L'idea quindi è che i rischi legati alla prematurità per il neonato siano tanto maggiori quanto più prematuro è il neonato, e quindi se dopo una settimana dall'induzione la donna non partorisce, si migliora ulteriormente l'esito del neonato con ulteriori dosi. Però a questo punto, e però c'è sempre per l'appunto, iniziano a comparire sempre più sostanziali dati riguardo all'influsso che le dosi ripetute di corticosteroidi possono avere sulla crescita, e effettivamente qui abbiamo il risultato di uno dei primi studi dell'australiano. Vi ricordate cosa fanno gli australiani? Inducono la maturità polmonare. Questo è un ostetrico, Newham, uno che si è sempre occupato di fisiologia fetale, il quale studia e pubblica i dati di questo lavoro nel 99, 477 neonati sottoposti sotto le 33 settimane a dosi multiple, cioè a dosi singola, doppia e 3 o più, e trova una riduzione della mortalità, vedete, molto significativo, riduzione del stress respiratorio, molto significativo, anche grave. Tuttavia nessun guadagno significativo in queste tre patologie con più di un ciclo,
e in compenso vedete qui sulla destra una riduzione significativa del peso alla nascita, che aumenta progressivamente questa differenza in difetto con il numero delle dosi, e una riduzione della circonferenza cranica che anche lei diminuisce progressivamente con le dosi, una differenza di lunghezza quasi significativa. Per i bambini di cui ha gli esiti a 3 anni, ancora riporta esiti non significativi. Ora è naturale che vi capiate quanto sia complesso fare uno studio di questo genere, mentre nell'animale d'esperimento si può creare una sperimentazione che possa valutare la crescita, in uno studio sull'umano in questo modo è inevitabile che il feto sia il controllo di se stesso, o comunque vengano confrontati, cioè il confronto tra neonati, cioè tra gravidanze, deve essere strettissimo, cioè neonati che abbiano gravidanze che non abbiano altri fattori confondenti per quanto riguarda la crescita e quant'altro. Comunque anche nell'umano ci sono queste segnalazioni. Quindi nel 2000 l'NIH ritorna sull'argomento per rispondere a queste 3 domande. C'è un'evidenza dei benefici o rischi associati alle dosi ripetute di corticosteroidi antenatali tali per cui possiamo effettivamente emanare un consenso di raccomandazioni? Se sì, quali sono queste raccomandazioni? Se no, quali sono le informazioni che ci mancano per emanare delle raccomandazioni? L'effetto delle dosi ripetute che loro riportano sono una migliore funzione polmonare nell'animale, ma rischi, cioè effetti negativi su crescita e struttura del polmone, sulla mielinizzazione cerebrale, sull'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, sullo sviluppo della retina e sulla crescita corporea. Per quanto riguarda invece l'uomo, non ci sono studi randomizzati, ma le dosi ripetute potrebbero avere una riduzione su incidenza e gravità del distress respiratorio, mentre gli studi, come dicevo prima, sui rischi sono per lo più inconcludenti, nel senso che non possono essere randomizzati, non possono avere una metodologia sperimentale stringente. Le segnalazioni sono che aumentino le infezioni materne, che ci sia una soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisi sul rene nella madre, che ci sia una minore crescita somatica e cerebrale nel neonato, e che nel neonato sempre aumenti la sepsi e la mortalità. Quindi l'NIH conclude che siccome i dati degli studi randomizzati sono insufficienti, i corticosteroidi, cioè l'uso di dosi ripetute di corticosteroidi, non dovrebbe essere effettuato routinariamente, ma dovrebbe essere riservato a studi nei quali sono presenti soggetti, a studi randomizzati con soggetti sottoposti appunto a questo tipo di procedura a scopo conoscitivo, e infatti conclude, ci sono molti studi randomizzati in corso. Nel 2007 infatti esce la prima Cochrane, dove si mostra che le somministrazioni settimanali di corticosteroidi determinano una ridotta insorgenza di patologia polmonare seria morbilità, una minor gravità della patologia polmonare, una minor gravità di una seria morbilità, quindi la morbilità è minore, ma il prezzo da pagare è il minor peso alla nascita che viene riportato da uno dei trial inseriti nello studio, e in 2 trial un maggior rischio di nascita di bambini piccoli per l'epoca gestazionale.
In questo contesto, quindi, nasce il Max Trial, pubblicato su Lancet nel 2008. Max sta per Multiple Anticorticosteroids Administration. Comporta, cioè inserite, sono 1258 donne tra 25 e 32 settimane che dopo il primo ciclo di corticosteroidi non avevano partorito e vengono randomizzate a dosi ripetute ogni 14 giorni fino al momento in cui partoriscono o placebo. E il MAX mostra una praticamente una non c'è differenza nella morbilità mortalità tra dosi ripetute e placebo. In compenso, il peso alla nascita dei soggetti sottoposti a dosi ripetute è significativamente più basso, così come sia la lunghezza che la circonferenza cefalica del neonato sottoposti a dosi ripetute sono significativamente più basse. In tutto questo dibattito noi pubblichiamo il nostro studio in cui sono inserite 34 donne a rischio di parto prematuro, studiate mediamente a 30 settimane di media, nelle quali la quota, come si dice, la concentrazione di aminoacidi viene misurata al tempo M0, cioè prima della prima somministrazione dei corticosteroidi per la maturazione polmonare del feto, M1 dopo 24 ore e M2 dopo 48 ore. Lo studio è eclatante e dimostra che la somministrazione di betametasone aumenta nella mamma la concentrazione materna di azoto aminocitico totale del 20% circa. Questo probabilmente, anzi sicuramente per un effetto catabolico, il pattern aminoacidico è praticamente sovrapponibile a quello di soggetti non gravidi studiati proprio per valutare il catabolismo proteico indotto dai corticosteroidi. Quindi il dato è abbastanza consolidato. Ma non solo. In 13 donne che vengono sottoposte a un taglio cesareo elettivo tra 24 e 192 ore dopo il betametasone, che erano state appunto sottoposte a questo ciclo per un rischio di parto prematuro, questi sono i dati della differenza veno-arteriosa umbilicale nei casi, nelle colonne di sinistra, in cui il cesareo è stato fatto entro 48 ore dalla somministrazione, al centro i casi in cui il cesareo era stato fatto dopo 48 ore dalla somministrazione, e la colonna di destra, due colonne di destra sono i controlli, cioè la concentrazione di aminoacidi di bambini al cesareo fatto per presentazione podalico reintervento. E qui c'è il dato interessante: mentre la differenza veno-arteriosa umbilicale dei controlli è significativa, quindi effettivamente c'è un approvvigionamento fetale di aminoacidi durante la gravidanza, non troviamo lo stesso dato nei bambini le cui mamme sono state sottoposte al trattamento con corticosteroidi. Vedete le colonne che sono le P della differenza veno-arteriosa mostrano che non c'è una differenza significativa, e questo ci porta a concludere che non solo ci sia un effetto catabolico nella madre, ma che, dato che il corticosteroide viene somministrato perché induca la maturità polmonare e quindi deve passare la placenta, induce un effetto catabolico importante anche nel feto, per cui la concentrazione dell'arteria ombelicale, quindi la produzione che ci fa vedere la produzione catabolica, equipara praticamente quella della vena ombelicale. Non c'è più un uptake di aminoacidi, ma una rottura delle proteine a livello fetale, e questo effettivamente ci starebbe come causa per
della ridotta crescita nei bambini sottoposti alle somministrazioni di corticosteroidi. Nel 2005 viene anche pubblicato questo studio, è inutile che guardiate la tabella perché la tabella vi dice semplicemente quanti sono tutti i dati che sono stati valutati per quanto riguarda la funzione psicologica e la qualità di vita e gli esiti dei bambini esposti alla somministrazione di placebo. E cos'è interessante di questo studio è che gli esiti neurologici sono valutati a 31 anni di età, e dentro questo studio sono compresi anche i neonati che erano inseriti nello studio storico del 1972 di Liggins e Howey. E finalmente anche il punto su quali sono gli effetti a lunga durata viene diciamo risolto. Lo studio dimostra che non esiste nessuna differenza nella funzione cognitiva, nella memoria, nell'attenzione, nella morbilità psichiatrica, nell'essere mancino, nella qualità di vita correlata, nella qualità di vita dei bambini esposti ad un solo ciclo però di betametasone rispetto al placebo. E ancora, qualche anno dopo, una revisione sistematica con meta-analisi degli studi pubblicati fino ad allora, sono 14 studi randomizzati o non randomizzati che valutano la singola dose verso il placebo o verso nulla, ancora dice, e li vedete nella parte di destra definiti le losanghine azzurre, dimostra un rischio ridotto di paralisi cerebrale, di alterato sviluppo psicomotorio, di disabilità severe a fronte di un aumento della sopravvivenza dei neonati intatta, quindi privi di esiti. Mi avvio alla conclusione, dobbiamo parlare della dose rescue, cioè gli ostetrici ovviamente sono un po' preoccupati, capiscono che le dosi ripetute possono essere un problema effettivamente in bambini che già nascono svantaggiati perché prematuri, in più farli nascere con problemi per quanto riguarda la crescita, e quindi si viene, diciamo così, inventata la dose rescue. La dose rescue è la dose di emergenza, quindi nei soggetti, questo è uno studio pubblicato nel 2009, quindi relativamente, non proprio recente, nei soggetti, nelle donne che avevano avuto un ciclo, avevano ricevuto un ciclo di maturazione polmonare almeno 14 giorni prima, sotto le 30 settimane, e che avevano superato un'epoca, diciamo l'epoca immediata del parto, subito dopo la prima somministrazione, in cui si pensava che potessero partorire entro una settimana, vengono randomizzate ad una dose rescue, quindi la dose teoricamente quella subito prima del parto, verso il placebo, e questo studio dimostra che la morbilità composita dei soggetti sottoposti alla dose rescue, quindi la morbilità complessiva, non solo respiratoria, è significativamente ridotta rispetto ai soggetti in cui la dose rescue non viene effettuata. Come morbidità composita, ancora una volta intendiamo la distress respiratorio, la emorragia interventricolare, la NEC, la morte, la displasia polmonare. Quindi io concludo qui, spero che questi dati siano interessanti o comunque così propedeutici a quello che diranno i miei colleghi. Volevo un ultimo secondo sponsorizzare questo incontro che avverrà sabato 18 novembre presso il San Paolo, in cui gli specializzandi della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia racconteranno delle loro esperienze all'estero. Quest'anno i nostri specializzandi sono andati praticamente direi in tutti i continenti, quasi. È un incontro che abbiamo chiamato Se non si va non si vede, e le gambe che vedete tatuate lì sono quelle di mia figlia. Se non si va non si vede è il motto della nostra famiglia. Chi è interessato a venire, non ci sono costi, ci sarà un rinfresco presso San Paolo il sabato 18 novembre. Grazie a tutti. Grazie Anna Maria per
questo bellissimo inquadramento, questa corsa su tutti gli studi che sono stati fatti, le meta-analisi, che ci ha restituito un quadro aggiornato di quello che è bene, di quello che non è bene, di quello che è conosciuto e di quello che ancora forse deve essere approfondito. Noi proseguiamo con la seconda relazione che terrà il professor Carlo Dani, che è professore ordinario di pediatria presso l'Università degli Studi di Firenze, dirige una delle più prestigiose terapie intensive neonatali d'Italia, quella dell'ospedale Careggi, oltre che essere un amico fraterno, una persona di grande spessore scientifico, numerosissime sono le sue pubblicazioni e i suoi contributi in vari ambiti, peraltro anche molto appunto su quello della patologia respiratoria, ma anche della ricerche sull'uso dei farmaci. È membro del comitato percorso nascita del Ministero della Salute ed è anche membro dal 2022 del comitato etico per le sperimentazioni cliniche in ambito pediatrico presso l'AIFA. A lui è stato affidato il compito di descriverci un po' i vantaggi e gli svantaggi dell'uso dei corticosteroidi nei neonati pretermine. Grazie Carlo, prego. Grazie Fabio, condivido le slide. Ditemi se le vedete, sì? Sì. Sì, le vediamo. Okay. Sì, prof. Okay. Allora, ringrazio Fabio per la, come al solito, gentile presentazione. Potenziali benefici e potenziali danni dei corticosteroidi antenatali nel neonato pretermine. Ringrazio la professoressa Marconi che ha idealmente e in modo veramente brillante introdotto per me e penso poi anche per Anna le nostre relazioni. In questa slide che non sto a leggere riassumo quelle che sono le raccomandazioni dell'ACOG del 2017. Sottolineo soltanto, perché è funzionale poi alle mie slide successive, il fatto che tra 24 e 33 settimane e 6 giorni, come si dice tra 24 e 34 settimane, non c'è alcuna discussione per quel che riguarda l'opportunità della somministrazione degli steroidi antenatali, mentre come vedete a 23 settimane, in sostanza, proprio perché mancano dati, c'è diciamo l'indicazione a farlo, però ovviamente tenendo conto anche della decisione dei familiari. Vedremo come ci sarà nella mia relazione anche un cenno a quella che è l'evoluzione relativamente a queste bassissime età gestazionali. Queste sono il mio disclosure e l'outline. Dal punto di vista epidemiologico, la diffusione degli steroidi antenatali nella categoria dei neonati di peso molto basso, quelli sotto il chilo e mezzo, questi sono dati riportati dal Vernon Oxford relativi all'anno scorso, è molto ampia. Vedete che nel mio ospedale, che è l'azienda ospedaliera universitaria Careggi, il 93,3% dei nati di questa categoria sono nati appunto dopo aver fatto gli steroidi antenatali. Nel periodo del 2019, come confronto, il Vernon Oxford Network riporta per l'Italia Neonatal Network un valore anche qui molto elevato, 88,9% come frequenza, invece per il network nazionale il valore mediano in questo caso è 84,6%, però vedete con un range interquartile dal 76 al 90% a seconda dei centri, quindi una frequenza estremamente elevata. Questo è ampiamente giustificato dagli effetti positivi che abbiamo già sentito ricordare in precedenza degli steroidi antenatali sulla mortalità e sulla morbidità del neonato pretermine. In questo articolo molto recente su Lancet si vede, anche se ovviamente ambientato nei paesi
a basso e medio income, che gli steroidi antenatali assieme al ritardato crampaggio del cordone ombelicale sono i due interventi che più riducono la mortalità nel neonato pretermine. E senza fare la lista di tutti quegli interventi che vedete in alto a destra, che si sono dimostrati o provati o potenzialmente provati come in grado di ridurre in questi paesi la mortalità e la morbidità, è interessante sottolineare come mettendo insieme tutti questi interventi si ritiene di poter ridurre di 566.000 le morti neonatali all'anno o nel mondo, e di questi quasi il 20%, cioè più di 95.000 per anno, sono la riduzione che possiamo attribuire agli steroidi antenatali, quindi una strategia estremamente efficace. Nel neonato pretermine, in effetti, sappiamo che gli steroidi antenatali sono estremamente efficaci. Questa è una meta-analisi di 27 studi e quasi 12.000 nati. Vedete che c'è la riduzione statisticamente significativa della mortalità neonatale, della mortalità neonatale, dell'RDS, dell'emorragia intraventricolare, ma anche, dato estremamente importante, la riduzione dell'impairment del neurosviluppo o nell'infanzia. Sulle gestanti, invece, si dimostra che gli steroidi non hanno effetti né sulla mortalità, né sul rischio di coriomionite né su quello di endometrite. Questo lavoro più recente di Ninan focalizza gli effetti potenziali sul neurosviluppo, che sono appunto sempre molto molto rilevanti, ovviamente, e di crescente attenzione per il neonatologo negli ultimi anni. Potete apprezzare come gli steroidi antenatali in effetti riducano il rischio di impairment del neurosviluppo a 2 anni di vita, ma anche il rischio di paralisi cerebrale. Quindi sicuramente un dato eclatante. Andando a vedere più sul dettaglio altri effetti neurosensoriali, in quest'altra meta-analisi pubblicata lo scorso anno si può apprezzare l'effetto degli steroidi antenatali sulla retinopatia della prematurità. Se si valuta la popolazione dei pretermine nel loro insieme, gli steroidi antenatali non sembrano avere un effetto, diciamo, protettivo, particolarmente se questa valutazione viene fatta senza tener conto della gravità della retinopatia della prematurità. Ma se noi invece guardiamo quello che succede nella sottopopolazione dei casi rappresentati dalle retinopatie della prematurità più gravi, cioè quelli superiori o uguali al terzo stadio, vedete che gli steroidi antenatali ne riducono il rischio. Una riduzione importante, perché l'odd ratio è 0,48, quindi addirittura attorno al 50%. Se analizziamo poi la sottopopolazione dei soggetti che hanno meno di 28 settimane o maggiore o uguale a 28 settimane, o meno o uguale a 1 chilo o maggiore di 1 chilo, anche qui vediamo che la protezione è efficiente, in questo caso addirittura per tutti i gradi della retinopatia della prematurità. Quindi possiamo dire certamente che gli steroidi antenatali hanno un'azione ideale per quel che riguarda la prevenzione della retinopatia della prematurità, perché agisce nelle forme più gravi e nei pazienti più fragili. Analogamente possiamo fare un discorso sulla neuroprotezione relativa all'udito. Anche qui una meta-analisi ci viene in aiuto e vedete che l'hearing loss, cioè la perdita dell'udito, è sicuramente meno frequente nei neonati pretermine che vengono alla luce dopo aver ricevuto gli steroidi antenatali. E anche qui un odd ratio molto importante, 0,64, con una riduzione attorno al 30% che ci possiamo aspettare. Ci sono altri effetti potenziali degli steroidi antenatali che sono stati studiati magari un po' meno? Certamente sì. In questo lavoro di Sakurai, che ve lo riporto anche per la sua bella iconografia, vedete che gli steroidi antenatali nel modello prematuro di ratto determinano a livello fetale una ipertrofia fisiologica, che è sostenuta in sintesi dal fatto che gli steroidi antenatali promuovono, stimolano l'angiogenesi e la proliferazione dei cardiomiociti.
Inoltre si è visto che hanno anche un'azione di produzione incrementata di energia a livello appunto dei cardiomiociti e stimolano una più potente contrazione delle cellule cardiache. A questo punto ci si potrebbe aspettare quindi che anche nei neonati prematuri che nascono dopo il trattamento con gli steroidi antenatali ci sia la possibilità di avere degli effetti a livello cardiovascolare. Ma cosa sappiamo di fatto nell'essere umano? I risultati, come vedrete tra un attimo, sono un po' contrastanti. Da un lato c'è questo recentissimo lavoro di Sacco e Coworker che quest'anno ha pubblicato la meta-analisi di 26 studi su oltre 1900 pazienti studiati da un giorno di vita a 36 anni di età come range. I dati sono rassicuranti per quel che riguarda la pressione arteriosa sistemica. Sembra che gli steroidi antenatali non abbiano un effetto a lunga scadenza sulla pressione sistolica, diastolica e sul rischio di ipertensione. In realtà questi autori avevano giustamente, credo, un obiettivo più ambizioso che era quello di valutare se ci fossero state anche variazioni funzionali all'ecocardiografia o alla risonanza magnetica cardiaca, ma purtroppo i dati disponibili in letteratura sono troppo scarsi e questo tipo di valutazione non è stato possibile farla. Invece un lavoro pubblicato più di 10 anni fa, devo dire che è meno rassicurante. In questo caso i neonati pretermine che avevano ricevuto gli steroidi antenatali o che non li avevano ricevuti sono stati studiati in un periodo compreso tra i 23 e i 28 anni di vita. E se guardate le prime due colonne della figura a sinistra, vedete che i soggetti che avevano ricevuto gli steroidi antenatali, che corrispondono alla colonna più scura, hanno una riduzione della distensibilità a livello dell'aorta ascendente. Questo parametro, che all'inverso viene definito aortic stiffness, cioè la rigidità dell'aorta, è un parametro molto importante che i cardiologi tengono in grandissimo conto, perché se è ridotta, come sembra in questa popolazione di neonati ex pretermine trattata con gli steroidi, aumenta il rischio di ipertensione ed è un predittore di patologia coronarica, stroke e mortalità. Quindi da un lato avete visto uno studio che sembra rassicurante, più recente, dall'altro uno studio più preoccupante e diciamo che però al momento altri dati su questo aspetto non sono disponibili. Abbiamo già visto, quindi andrò molto veloce su questo tema, i differenti corticosteroidi, desametasone e appunto betametasone, che con i cicli di uso comune non hanno diversi effetti né sull'outcome a breve scadenza delle principali complicanze della prematurità e della mortalità, né soprattutto si mostrano differenti efficace per quel che riguarda lo sviluppo neurosensoriale. Devo dire che il WHO in genere preferisce consigliare il trattamento con il desametasone perché è meno costoso e più facilmente disponibile nei paesi appunto a basso income. Anche per le donne, per le gestanti, non ci sono differenze per il rischio di coriamnionite in generale di adverse effects. Abbiamo anche già visto come una singola dose ripetuta sia appunto consentita perché ha degli effetti benefici sia sul neonato che non aumenta i rischi di complicanze nella gestante e questo è confermato sia dalle linee guida del 2017 dell'ACOG sia da recentissime linee guida europee pubblicate nel 2023. E la Società Italiana di Medicina Perinatale, rispetto a queste linee guida generali, ha, devo dire, aggiunto una diciamo specifica che deriva da quel lavoro che ci ha fatto vedere la professoressa Marconi, in cui suggerisce di fare un solo secondo ciclo nelle donne che rimangono a rischio di parto pretermine quando il primo sia stato effettuato ad un'epoca inferiore a 26 settimane e quando l'epoca gestazionale sia inferiore corrente sia inferiore a 32 settimane. Questo lo riporto perché è poi l'approccio che viene seguito nel mio ospedale.
In effetti sono stati fatti ovviamente altri studi e altre systematic review sulle possibilità di effetti collaterali inattesi e involuti delle terapie con gli steroidi antenatali multiple rispetto al singolo ciclo, e vedete, ve l'ho appunto rettangolato in rosso, come nel neonato pretermine un solo ciclo ripetuto non aumenti il rischio di disabilità neurosensoriale o di anomalie del neurosviluppo e neurocomportamentali. Esistono degli studi che ci fanno riflettere sulla possibilità che gli steroidi antenatali possano agire in modo non uniforme a seconda della condizione materna, cioè sottogruppi di neonati pretermine. Saito recentissimamente ha pubblicato questa review in cui cerca di evidenziare ad esempio l'efficacia degli steroidi antenatali nella sottopopolazione dei nati pretermine da madre con un diabete gestazionale o anche pregestazionale. Apparentemente diciamo gli steroidi in questa sottopopolazione sembra che non abbiano efficacia, però vedete i numeri sono molto piccoli e gli autori sottolineano che i dati non sono conclusivi. Stessa cosa se i neonati pretermine nascono, qui però mi scuso con Anna, un po' spoilerato, ma è l'unica diapositiva per completezza di questo lavoro, che sono nati late preterm dopo un cesareo elettivo. Se andiamo invece alla popolazione dei nati pretermine la cui madre ha sofferto una coriomielite, vedete sia istologica che clinica, in questa sottopopolazione questa meta-analisi conferma l'effetto protettivo o con una riduzione sia della mortalità che dell'emorragia intraverticolare e dell'RDS. La popolazione dei nati UGR, anche in questo caso, fa vedere che gli steroidi antenatali ne benefica. Nei soggetti che piccoli per l'età gestazionale o che vengono da intrauterine growth restriction c'è una riduzione del fabbisogno di surfattante, di ventilazione meccanica, di ossigenoterapia, pagando un prezzo che è quello dell'ipoglicemia, che però, come sapete, pur essendo una patologia sempre da non sottovalutare assolutamente, può essere però diciamo agevolmente affrontata. Restando in termini dei neonati che sono piccoli per l'età gestazionale, quest'altra meta-analisi conferma l'efficacia dei corticosteroidi antenatali, in particolare nel ridurre la mortalità di questi neonati. Tuttavia, analizzando le singole complicanze della prematurità, non si dimostra analogamente un'efficacia nelle singole complicanze della prematurità, ma devo dire che l'efficacia nel ridurre la mortalità è già sufficiente. Qualche diapositiva la voglio dedicare all'utilizzo degli steroidi antenatali nei casi di prematurità estrema. Già prima avevamo ricordato come l'American College consiglia di considerare l'utilizzo degli steroidi antenatali a 23 settimane se la donna è a rischio di un parto pretermine entro 7 giorni, e praticamente raccomanda di condividere, stante la criticità di questi pazienti e il rischio di danni neurologici a lungo corso, ovviamente condividerla con la famiglia. Questa diciamo posizione dell'American College si basa essenzialmente su un lavoro di Valdemar Carlo che era stato pubblicato nel 2011, che come vedete vi fa vedere che già a 23 settimane e poi anche a 24 e 25 gli steroidi antenatali riducono la mortalità, ma anche la mortalità e l'impairment del neurosviluppo a 18-24 mesi. In effetti, dal 2011 in poi sono stati pubblicati diversi altri lavori che hanno fatto vedere come, grazie al progresso nella gestione antenatale da parte degli ostetrici e delle gravidanze a rischio e poi anche delle cure neonatali, si è progressivamente visto un progresso
anche nella sopravvivenza di questi neonati, di queste categorie alle bassissime età gestazionali, particolarmente in alcuni centri, e un progresso anche di coloro che sopravvivono senza gravi impairment del neurosviluppo. Per questo motivo alcune diciamo linee guida hanno iniziato a tener conto anche di soggetti che vengono alla luce all'età gestazionale 20-22 settimane, che devo dire è diciamo una situazione estrema che ad esempio nel mio centro non vede successi. Tuttavia bisogna ricordare che queste linee guida europee sulle cure per i neonati, pubblicate da qualche mese, suggeriscono di prendere in considerazione sempre e in accordo con i genitori la somministrazione degli steroidi antenatali anche alle 22 settimane. E questo lavoro su American Journal Perinatology di Rossi e Coworker conferma, è uno di quelli che, a cui facevo riferimento prima, che anche a 22 settimane c'è una aumentata sopravvivenza, così come a 23 settimane, dopo l'esposizione agli steroidi antenatali. In questo lavoro di Ciala e collaboratori, lo scorso anno si riporta quella che è la sopravvivenza di neonati che erano stati profilassati a 21 e 22 settimane di età gestazionale e che poi sono nati a 22 e 23 settimane in una coorte di 431 neonati. E vedete nella figura che da un lato i soggetti che hanno ricevuto un ciclo completo hanno una maggiore sopravvivenza, mentre nel panel B, quello a destra, vedete che questa sopravvivenza è aumentata anche senza morbidità neonatali maggiori nei soggetti che hanno avuto un ciclo totale rispetto a quelli che hanno avuto un ciclo parziale o nessun ciclo. Quindi diciamo che c'è anche stata negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, una maggiore attenzione a questo tema degli steroidi antenatali e alle estreme età gestazionali, tant'è che lo scorso anno è uscito questo update dell'American College of Obstetrician and Gynecologist che riporta, come vedete, anche in questo caso la possibilità, con ovviamente una raccomandazione debole e una evidenza di bassa qualità, la possibilità di prendere in considerazione, e sottolineo ancora il termine prendere in considerazione, e sottolineo anche tenuto assolutamente in conto il desiderio dei genitori, la possibilità di somministrare gli steroidi antenatali anche a 22 settimane. Un tema molto importante però è anche quello dell'ottimizzazione del trattamento con gli steroidi antenatali. In questo lavoro di Ninan si vede che una percentuale molto alta, circa il 40%, dei neonati che hanno ricevuto gli steroidi antenatali per un parto pretermine, in realtà nascono a termine e questi neonati hanno riportato in letteratura un rischio di aumentata frequenza di ricovero in terapia intensiva neonatale, di intubazione, quindi ventilazione meccanica, e di anomalie del neurosviluppo a distanza. Voglio sottolineare che questi lavori tuttavia vengono riportati dal British Medical Journal, come vedete, con una qualità o molto bassa o bassa, e ho speso buona parte, come vedete, di questa diapositiva per riportarvi quelli che sono stati i fattori di correzione statistici, proprio per evidenziare che molti di questi lavori, pur essendo analizzati statisticamente molto bene, di fatto non includono alcune delle variabili più importanti che possono negativamente influenzare il neurosviluppo di questi bambini. Ciò non toglie che comunque il dato del 40% è di neonati che nascono a termine dopo aver superato il rischio del parto pretermine e aver comunque ricevuto gli steroidi antenatali è una percentuale molto importante. Ed allora può essere
utile prendere in considerazione quali sono poi quelle indicazioni agli steroidi antenatali e quindi quali sono le condizioni che inducono un aumentato rischio di parto pretermine, che più di altre possono determinare un timing subottimale dell'uso degli steroidi, definendo come subottimale la nascita dopo 7 giorni dalla somministrazione degli steroidi. E vedete che con le freccine verdi vi ho indicato le condizioni in cui questo rischio subottimal timing degli steroidi antenatali viene ridotto, e sono la PPROM e la nulliparità. Ci sono condizioni invece in cui la condizione aumenta il rischio, quando il parto pretermine viene indicato genericamente come aumentato rischio, quando ci sia un accorciamento asintomatico della cervice uterina, ma anche quando la donna abbia di base un'ipertensione cronica e un asma. Ci sono invece situazioni come il sanguinamento vaginale, gli hypertensive disorder of pregnancy e la fetal growth restriction, che invece sembrano non influenzare, almeno in questo studio, il rischio di una somministrazione subottimale. D'altra parte, ci ricordava giustamente la professoressa Marconi che noi riteniamo nella nostra pratica clinica che la maggiore efficacia degli steroidi inizia dopo 24 ore dalla conclusione del ciclo e perdura per una settimana. Questo studio, appunto, di Clinical Medicine, che fa parte del gruppo dell'Lancet, conferma quanto detto. È interessante vedere appunto come in diversi lavori viene analizzato l'effetto degli steroidi in relazione al timing del parto, e in verde vedete riportato in questo lavoro, in questa parte della meta-analisi che riguarda solo studi randomizzati, che effettivamente la mortalità viene ridotta massimamente quando il bambino nasce tra 1 e 7 giorni dopo gli steroidi antenatali. Invece, se prendiamo in considerazione gli studi osservazionali, vedete che i pallini verdi sono sparsi più a nuvola, e quindi gli studi osservazionali ci danno risultati meno precisi, più eterogenei. Per la respiratoria di stress syndrome, gli studi randomizzati confermano effettivamente questa maggiore efficacia nella prima settimana dopo la somministrazione. Anche qui gli studi osservazionali danno dei risultati più eterogenei, e eterogenei sono anche i risultati per il rapporto tra timing di somministrazione e rischio di emorragia intraventricolare e displasia broncopolmonare, per i quali però questa meta-analisi trova dati soltanto da studi osservazionali. È interessante però fare anche un approfondimento sul tema del dosaggio degli steroidi. In effetti siamo abituati a questo ciclo corrente di betametasone 12 mg, due dosi a distanza di 24 ore gli uni dagli altri, ma può essere utile considerare se esista la possibilità di ridurre la dose che potrebbe ridurre il rischio di effetti avversi in quel 40% di nati che vengono alla luce a termine essendo stati comunque trattati per il rischio della prematurità. Questo è un lavoro sulla pecora, pubblicato lo scorso anno, e vedete che viene valutata la maturità polmonare utilizzando un regime di betametasone di 2 mg 4 volte al giorno a distanza di 12 ore, quindi complessivamente 8 mg rispetto ai 24 che si usa nell'essere umano, e viene confrontato però con il desametasone 6 mg 4 volte al giorno. E questo è invece il ciclo che viene raccomandato nell'essere umano dal WHO. Vedete che analizzando la funzionalità polmonare dei polmoni degli agnelli che sono stati sacrificati alla nascita, la compliance polmonare e il volume polmonare sono gli stessi utilizzando la dose Pronto? Chiedo alla professoressa Marconi, credo sia lei, di chiudere il microfono.
Vedete che la funzionalità polmonare con la dose standard di desametasone e con la dose ridotta rispetto allo standard di betametasone ha un'uguale efficacia sullo sviluppo del polmone e anche sullo sviluppo o sulla concentrazione nei polmoni delle proteine del surfattante e delle acquaporine. Quindi la conclusione è che una dose di 8 mg di betametasone in sostanza equivale alla dose standard del desametasone e ci fa riflettere sulla possibilità che questa dose possa, di betametasone rispetto alle 24 che oggi utilizziamo possa essere ridotta. In realtà, sotto questo punto di vista, Alan Jope qualche anno fa già aveva appunto fatto presente come una dose di 6 mg, cioè la metà di quella che si utilizza oggi a distanza di 24 ore, potrebbe essere efficace. In questo lavoro, infatti, dimostra in qualche, cioè non è che dimostra, ma riporta dati che vengono dal modello animale di pecora, di scimmia e dati di farmacocinetica sull'essere umano che se si riesce a ottenere una concentrazione nel sangue del feto superiore a un nanogrammo millilitro per 48 ore, si dovrebbe ottenere una maturazione polmonare efficace. E in questo lavoro Alan Jope dimostra che 6 mg a distanza di 24 ore l'uno dall'altro dovrebbero essere sufficienti. Quindi potrebbe esistere spazio per ridurre la dose degli steroidi antenatali. Da questo punto di vista, già diciamo, Schmitz e collaboratori hanno pubblicato nel 22 questo studio randomizzato controllato su Lancet. Vedete un gran numero di donne, più di 3.000, che essendo a rischio di parto pretermine avevano ricevuto la prima dose di betametasone e sono state poi randomizzate a ricevere una seconda dose oppure a ricevere il placebo. Quindi abbiamo due gruppi, una che fa un ciclo completo e un gruppo che invece fa soltanto la prima dose. Se andiamo a vedere l'outcome dei neonati, non c'è differenza tra i due gruppi, ma in realtà gli autori, avendo disegnato questo studio come un trial di non inferiorità, non dimostrano che appunto non riescono a dimostrare che la dose è appunto metà sia ugualmente sia superiore alla dose standard e quindi alla fine concludono che non possono raccomandare sulla base di questi dati di ridurre ad una sola dose il betametasone. Tuttavia rilevano che la dose diciamo ridotta del betametasone determina appunto non determina un aumento della mortalità e delle complicanze maggiori della prematurità e diciamo rimanda al follow-up di questi neonati a 5 anni la rivalutazione dei dati per vedere se appunto alla luce di quello che si vedrà in questo follow-up a lungo termine sarà possibile diciamo suggerire una singola dose rispetto a due dosi. Quello che è importante comunque a mio modo di vedere è appunto vedere come ci sia un interesse e uno sforzo verso una ottimizzazione anche della dose. Le ultime tre slide, ma vado veloce, le voglio dedicare ad un tema, visto che ci sono tanti giovani, che a mio modo di vedere è molto interessante, che riguarda i possibili meccanismi epigenetici con cui questi corticosteroidi possono influenzare anche a lunga scadenza l'outcome di questi neonati e quello delle successive generazioni. Sappiamo che durante la gravidanza la madre ha un aumento della sintesi del cortisolo di circa, endogeno di circa 3 volte e che il cortisolo passa la placenta, ma diciamo, questo aumento di cortisolo apregola a livello della placenta la sintesi dell'11 beta idrossisteroidi deidrogenasi che catabolizza il cortisolo e quindi protegge in una certa misura il feto da questa eccessiva esposizione al cortisolo materno. Ma quando noi diamo gli steroidi antenatali, il desametasone e il betametasone, di fatto questi sono degli ormoni, degli steroidi sintetici 25-30 volte più potenti del cortisolo che non vengono catabolizzati dal
dall'11 beta idrossisteroidi deidrogenasi e quindi possono avere un effetto molto molto più potente di quanto non sia il cortisolo. Peraltro è interessante vedere come quando ci sia una situazione di stress che sostanzialmente appregola ulteriormente il cortisolo, questo determini appunto una down regulation probabilmente attraverso per l'appunto meccanismi epigenetici di metilazione che riduce la sintesi di questo 11 beta idrossisteroide deidrogenasi. Riducendone la sintesi evidentemente si riduce il catabolismo placentale del cortisolo e aumenta il cortisolo che va al feto e questo sicuramente nel medio termine può essere positivo per l'outcome del feto, riducendo gli effetti collaterali, riducendo appunto tutti quegli effetti, cioè stimolando per così dire una protezione di questo feto, ma a lunga scadenza non è ben noto se poi questa metilazione di questo gene che sintetizza per l'11 beta idrossisteroidi, ma anche potenzialmente di altri geni, possa influenzare l'outcome a distanza. Rimane un diciamo tema tutto da studiare. In conclusione, quindi, sicuramente gli steroidi antenatali sono molto efficaci nel ridurre la mortalità e la morbidità del neonato pretermine. Abbiamo visto come tuttavia alcuni di questi e non pochi di questi neonati vengano alla luce a termine poiché appunto hanno superato le condizioni che mettevano la gestazione a rischio di parto pretermine e come probabilmente quella che è diciamo l'approccio attuale del one size fits all, per cui gli steroidi antenatali vengono dati in tutte le condizioni di rischio senza fare alcuna distinzione, potrebbe nel corso dei prossimi anni, se gli studi andranno in quella direzione e daranno risposte in questo senso, potrebbe essere superata, cercando di individualizzare la terapia e la profilassi con gli steroidi antenatali. Quindi esiste la possibilità che altre strategie di steroidi, di profilassi con altre dosi o altri cicli vengano sviluppati nel futuro e naturalmente però questo richiederà un grande sforzo della ricerca non soltanto nel valutare gli effetti a breve termine ma anche quelli a lungo termine con un prolungato follow-up dei bambini ex pretermine. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Carlo. Relazione, devo dire, meravigliosa, come sempre quando ti si ascolta si impara tanto, anche perché tu presenti sempre delle relazioni aggiornatissime con tutti i dati della letteratura, poi ci sarà credo modo anche di approfittare delle tue conoscenze per la parte della discussione. Prossimo relatore è Anna Lavizzari, una neonatologa brillante che lavora presso l'unità operativa da me diretta, molto orientata alla ricerca, numerose collaborazioni internazionali, partecipa a numerosi trial di ricerca, collabora con molti istituti, peraltro anche con il Politecnico di Milano, con l'Università di Ingegneria, con la quale contribuisce a mettere a punto anche innovative modalità di misura, per esempio della meccanica respiratoria. Il tema che le è stato affidato è quello di parlarci dell'uso dei corticosteroidi nei late preterm e nei neonati a termine. Sappiamo, abbiamo visto ormai quanto sia importante, ormai abbastanza ben codificato l'uso dei corticosteroidi nei prematuri, nei late preterm e neonati a termine si discute, quindi sentiamo un po' da Anna che novità ci sono al riguardo. Prego Anna. Grazie, buongiorno a tutti, grazie professor Mosca per l'introduzione e ringrazio anche il prof. Vercellini e gli altri organizzatori di questo evento per l'invito molto gradito nell'ambito appunto di una faculty così prestigiosa. Vi ringrazio anche perché devo dire sto apprezzando veramente tanto e spero che queste iniziative di condivisione tra ostetrici e neonatologi continuino perché le trovo veramente estremamente fruttuose.
Come anticipava il professor Mosca, io oggi parlerò invece dell'applicazione dei corticosteroidi antenatali nei neonati late preterm e a termine. Questi sono i miei conflitti di interesse. Il professor Dani e la professoressa Marconi, che mi hanno preceduto, hanno magistralmente Anna, illustrato. Sì? io non le vedo però. Esatto, stavo per dirglielo anch'io, non si vede neanche a questo punto, magari è Teams che è impazzito. Perché a me in realtà dà come se io stessi condividendo, però proviamo a far ripartire. Sì, provi a fare interrompi e ricondividi. Perfetto. Allora, esatto quello che ha detto Fabiana. Non occorre avvisare Ok. Adesso vedete le slide? perché... No. 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 Penso a questo punto che sia Teams. Perché Credo anch'io perché Anna a me effettivamente dava poi l'allarme di interruzione della condivisione. Prova a uscire di fare. Esatto, provi a uscire proprio da Teams e Quindi esco ricollegare. e rientro. Sì, Ok. dai. Professor Visser, se vuole riprovare lei, ricondividere le slide, magari il suo funziona, però non credo. Ok, proviamo noi. Ogni tanto Teams fa queste cose. Oh, la carica del 101. Mi ha fondata. Qualche inciampo oggi, eh? È stata proprio una carica. Perfetto. Allora adesso Deborah in verità non mi evidenza neanche il Sì, task perché di adesso non è che mettiamo come condivisione. relatrice. No, ti ha fermato, sì. Ok. Scusate, Esatto. vedete la Ecco. slide di No. sera? Disse? No. No. Anna, hai Ora si vedrà. condiviso adesso. Esatto, perfetto. Eccoci. Allora, Perfetto. un attimo, professor Visser, le consiglio anche a lei, chiuda proprio Teams e si riconnette, ok? Così magari questa interruzione lo riattiva. Quindi esce dalla riunione e si riconnette poi sempre dal link che l'abbiamo inviato per mail. Nel frattempo la dottoressa Lavizzari inizia la sua presentazione. Va bene? Facciamo così. Perfetto, prego Anna. Benissimo. Perfetto, prima allora non ho mostrato i miei conflitti di interesse e come avevo iniziato a dire, le relazioni che mi hanno preceduto hanno magistralmente sintetizzato quelli che sono i benefici dell'applicazione dei corticosteroidi antenatali nei neonati, potremmo dire veri preterm a questo punto, in termini di riduzione di incidenza e gravità dell'RDS e anche di riduzione della mortalità perinatale e neonatale. E come anche gli altri relatori e il professor Mosca hanno evidenziato, si tratta di un fenomeno tutt'altro che marginale da un punto di vista epidemiologico, se pensiamo che ancora oggi le complicanze della prematurità di fatto rappresentano la prima causa a livello globale di mortalità al di sotto dei 5 anni. E questo ovviamente ha un impatto anche su quella che è ancora nel 2019 la prima causa in termini di burden of disease, molto più che la patologia cardiovascolare, respiratoria e metabolica dell'adulto. Il professor Mosca nell'introduzione sottolineava come a livello globale, l'incidenza della prematurità si assesta ancora nel 2020 attorno al 10%, con però una rate in termini di mortalità associata alla prematurità molto diversa tra i diversi paesi, circa il 3% nei paesi occidentali rappresentati in viola in questo grafico, mentre la mortalità tra i prematuri sale addirittura all'11% nell'Africa subsahariana. Quindi questo tipo di intervento, come anche ribadito dal professor Dani nella sua relazione, può avere un impatto veramente significativo. Il professor Dani si è concentrato sui neonati che per complessità sono sicuramente più critici, quindi neonati extremely e very preterm,
però di fatto in termini numerici la maggior parte dei pazienti che noi assistiamo nasce di fatto in quella fascia che viene definita tra i moderate e i late preterm, che quindi andremo a valutare in questa relazione assieme anche alla valutazione degli effetti dei corticosteroidi antenatali sui neonati a termine. Perché parliamo della popolazione dei late preterm? È una popolazione che forse per anni è stata un po' trascurata rispetto a quella dei neonati più prematuri, in verità è una popolazione su cui grava di fatto un tasso di morbilità significativa in età adulta. Questo è un bellissimo studio di coorte scandinavo che ha analizzato l'incidenza di asma e COPD in soggetti nati pretermine rispetto a soggetti nati a termine. Chiaramente, come vedete rappresentato nel grafico, si tratta di una morbilità respiratoria che non è paragonabile rispetto a chi nasce extremely o very preterm, ma ancora chi nasce nella fascia appunto di moderate o late preterm presenta di fatto un rischio di sviluppare COPD in età adulta che è significativamente aumentato rispetto a chi nasce a termine, e quindi questa popolazione ci interessa. Questa è una meta-analisi più puntuale che ha invece analizzato i dati spirometrici esclusivamente della popolazione appunto di soggetti nati nella fascia moderate e late preterm e che ancora una volta ha confermato una differenza che sicuramente è meno rilevante rispetto ai veri preterm, ma comunque statisticamente significativa rispetto a chi nasce a termine. Quindi questi soggetti appunto presentano in età adulta un rischio aumentato di sviluppare patologia cronica ostruttiva. Ritornando però ai corticosteroidi antenatali, come funzionano appunto nelle relazioni precedenti si è visto più volte come il target principale di questa terapia sia di fatto il polmone. I corticosteroidi antenatali hanno un effetto di induzione e accelerazione della differenziazione e maturazione degli ipreomociti di tipo primo e secondo, con un effetto globale quindi di miglioramento sia della meccanica respiratoria che degli scambi gassosi. In particolar modo avrebbero un effetto di upregulation dei canali del sodio, quindi sarebbero implicati in quelli che sono i meccanismi di riassorbimento del liquido polmonare. Hanno un effetto di induzione dei beta recettori che sono invece implicati nella secrezione di surfattante, poi andrebbero ad influenzare a diversi livelli proprio la sintesi delle diverse componenti del surfattante, oltre ad avere un impatto anche su quelli che sono i principali sistemi antiossidanti a livello polmonare. Altro aspetto sempre correlato al controllo del respiro, i corticosteroidi antenatali avrebbero un effetto protettivo nell'evitare un eccessivo aumento del flusso ematico cerebrale in risposta all'ipercapnia. Questo è un dato in realtà confermato solo sugli studi preclinici, ma che potrebbe essere uno dei meccanismi che spiega anche la ridotta incidenza di emorragia intraventricolare nel neonato prematuro. Quindi questi meccanismi, abbiamo visto, sono validi nel neonato estremamente molto prematuro, presupponiamo che possano essere validi anche da un punto di vista respiratorio nei neonati che nascono invece con un livello di maturità di sviluppo polmonare più elevato. Vediamo se questo è vero. Questo è un primo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine nel 2016, uno studio clinico randomizzato che ha analizzato gravidanze singole di età gestazionale compresa tra le 34 più 0 e 36 più 5 settimane più giorni ad alto rischio di parto prematuro nel periodo appunto cosiddetto late preterm. Il gruppo di intervento ha previsto una somministrazione multipla di betametasone per via intramuscolare a distanza di 24 ore, mentre il gruppo di controllo ha previsto la somministrazione di placebo con il medesimo intervallo tra le dosi. Outcome primario, un outcome composto di necessità di trattamento nelle prime 72 ore, dove questo outcome comprendeva la necessità di ricorrere a supporto respiratorio non invasivo, quindi CPAP o alti flussi, per un periodo di tempo superiore alle 2 ore, oppure la necessità di supplementazione di ossigeno con una FiO2 maggiore del 30% per più di 4 ore, oppure la necessità di trattamenti diciamo più avanzati come la ventilazione meccanica invasiva o l'ECMO.
Ed effettivamente questo studio ha prodotto dei risultati significativamente a favore della somministrazione di corticosteroidi antenatali in questa popolazione. L'outcome primario è risultato appunto vantaggioso, principalmente influenzato dalla ridotta necessità di ricorrere a supporto respiratorio non invasivo con CPAP o alti flussi, ma ha ridotto anche le complicanze respiratorie, ad esempio l'uso prolungato di supporto respiratorio non invasivo per più di 12 ore, ha ridotto la necessità di rianimazione alla nascita e anche alcune diagnosi respiratorie, tra cui la tachipnea transitoria del neonato, la broncodisplasia, anche se a me è sembrato anche un po' strano che venisse inclusa in questo tipo di studio, poiché è una patologia che normalmente riguarda soprattutto i neonati che nascono ad età gestazionale molto più bassa. Ha ridotto comunque la necessità di utilizzo di surfattante e l'outcome composto che ha racchiuso, diciamo, e compreso tutte queste diagnosi. Unico effetto negativo della somministrazione di corticosteroidi antenatali, l'aumentata incidenza di ipoglicemia nei soggetti trattati, 24% nel gruppo di trattamento contro 15% invece nel gruppo di controllo, senza tuttavia comportare un aumentato rischio, un'aumentata durata dell'ospedalizzazione. Nessuna differenza anche per quanto riguarda gli outcome e i potenziali eventi avversi per la madre, nessuna differenza però riscontrata, contrariamente a quanto gli autori attendevano, tra i parti espletati mediante parto cesareo rispetto invece ai parti vaginali. Degno di nota, questo studio è di difficile generalizzazione, però considerando che non presentava, non includeva gravidanze multiple, non includeva soggetti che avessero già ricevuto almeno un ciclo di metametasone prima delle 34 settimane, non comprendeva poi anche altre categorie, tra cui soggetti donne con diabete pregestazionale. Cosa accade invece ai neonati a termine quando ricevono corticosteroidi antenatali? Questo è uno studio che ha valutato l'applicazione della profilassi steroidea in soggetti con un parto a termine pianificato elettivo, sulla base delle evidenze di aumentata incidenza di tachipnea transitoria, di comunque complicanze respiratorie in questa popolazione rispetto invece al parto vaginale. È uno studio inglese che si è concluso dopo un lungo periodo, i soggetti sono stati randomizzati tra il 1995 e il 2002 in 10 unità appunto negli UK. Sono state randomizzate 998 donne, 503 incluse nel gruppo di intervento. In questo caso, appunto, l'intervento consisteva ancora una volta nella somministrazione di metametasone, due dosi a distanza di 24 ore, mentre non era prevista la somministrazione di placebo e l'outcome primario considerato era la necessità di ricovero del neonato in un reparto di neonatologia. Effettivamente questo outcome è stato confermato dallo studio, mentre non si è avuto un risultato altrettanto significativo nella riduzione di altre morbilità respiratorie specifiche. E questo studio è stato anche l'unico studio, in verità, incluso in una meta-analisi che ha avuto come obiettivo quello di valutare la profilassi con betametasone o desametasone in gravidanze a termine espletate mediante cesareo elettivo. Mentre gli studi precedentemente inclusi nella vecchia edizione di questa meta-analisi sono stati poi esclusi a causa della scarsa attendibilità giudicata appunto dagli autori della meta-analisi. Ancora una volta è stata confermata una riduzione dopo somministrazione di profilassi steroidea nella necessità di ospedalizzazione del neonato in NICU, mentre sono incerte le evidenze inconclusive quindi rispetto all'incidenza di RDS, tachipnea transitoria del neonato e necessità di ventilazione meccanica. La meta-analisi non ha riportato degli eventi avversi aumentati nel gruppo di trattamento per quanto riguarda il versante materno, ma ancora una volta i dati riportati dalla meta-analisi sono insufficienti per effettuare un assessment adeguato di questo rischio per la madre.
non è stata riportata ipoglicemia né tantomeno altri outcome neonatali a lungo termine. Un aspetto però da sottolineare è che questo studio ha presentato un alto rischio di bias, e questo principalmente per la mancanza di blinding sia tra i soggetti trattati che tra gli operatori. Questo studio, già presentato invece dal professor Dani, ha incluso sia neonati late preterm che neonati a termine. In questo caso, appunto, come già sottolineato dal professor Dani, l'esposizione però ai corticosteroidi antenatali era avvenuta in un periodo precoce, quindi prima della 34esima settimana, in soggetti che poi erano nati appunto nel periodo cosiddetto late preterm o a termine. Si tratta di un grosso studio, di una grossa meta-analisi, che ha incluso 1.600.000 soggetti, includendo 7 randomized control trial e 10 studi di coorte. Appunto, sono stati confrontati soggetti che avevano ricevuto early antenatal steroid rispetto a un gruppo di controllo di non esposti o esposti a placebo. E come già sottolineato dal professor Dani, sono andati a valutare appunto i diversi sottogruppi, il numero di neonati che aveva ricevuto una profilassi precoce che nasceva poi a termine era all'incirca del 40%. Ho riportato per semplicità gli outcome della popolazione a termine, simili però sono anche gli outcome della popolazione dei late preterm. In questo studio i soggetti esposti a profilassi precoce ha riportato un aumentato rischio di ospedalizzazione in NICU, un aumentato rischio di intubazione e poi, oltre, finora abbiamo valutato soprattutto le complicanze respiratorie, ha valutato anche complicanze appunto extrarespiratorie, metaboliche e di accrescimento, riportando una riduzione statisticamente significativa del peso nascita, un aumentato rischio di nascere small for gestational age e, altro dato interessante, una ridotta circonferenza cranica, che chiaramente, oltre ad essere un indice antropometrico importante, è anche un indice di sviluppo cerebrale indiretto. Abbiamo detto quindi che in realtà noi somministriamo i corticosteroidi antenatali e poi in verità anche quelli postnatali pensando principalmente come organo target al polmone, ma questo, sappiamo che queste molecole sono molecole con un effetto pleiotropo e che quindi possono influenzare anche altri organi e apparati ed in particolar modo sappiamo hanno un impatto significativo sulla crescita e il metabolismo, come anche sottolineato dai relatori che mi hanno preceduto. Questo è uno studio di coorte retrospettivo che ha confrontato ancora una volta soggetti esposti rispetto a soggetti non esposti nati dopo le 37 settimane. Sono state incluse più di 500 gravidanze con circa il 30% di soggetti esposti che avevano ricevuto mediamente la profilassi steroidea antenatale attorno alle 32 settimane. E ancora una volta lo studio ha rivelato un aumento della incidenza in verità di tachipnea transitoria, ancora una volta un aumento del rischio di ospedalizzazione in NICU, un aumento del rischio di nascere small for gestational age, di iperbilirubinemia e anche di iperglicemia. Questo invece è uno studio di carattere più fisiologico che è andato a valutare la risposta in termini di secrezione di cortisolo salivare e di cortisone in neonati sottoposti a profilassi antenatale rispetto a soggetti non esposti. E il cortisolo salivare e il cortisone sono stati, in questa slide ho riportato solo il grafico rispetto al cortisolo salivare per semplicità, però appunto cortisone e cortisolo salivare sono stati dosati in due condizioni, a riposo e dopo uno stimolo stressogeno, ad esempio durante la venipuntura. Ed è emerso che nei soggetti esposti a profilassi steroidea antenatale, mediamente questa era stata somministrata circa 60 giorni prima della nascita, si è assistito ad una soppressione della risposta appunto allo stress. E anche questo chiaramente è un aspetto che può avere delle implicazioni significative per la salute dei neonati in termini di adattabilità.
Sappiamo che molto spesso i corticosteroidi sono implicati anche nella modulazione della risposta immunitaria e nella genesi delle infezioni. Questo è un grosso studio, sempre di coorte, pubblicato recentemente da autori cinese, dal dottor Yao come primo autore, che ha mostrato come la profilassi steroidea antenatale aumenti significativamente il rischio infettivo. Lo hanno valutato a distanza di 3, 6 e 12 mesi, sintetizzando a 12 mesi, risulta comunque aumentato sia il rischio di sepsi, sia il rischio di polmonite, sia il rischio di gastroenterite acuta e anche il rischio in generale di infezioni severe. Abbiamo visto anche nelle relazioni precedenti come, come spesso avviene poi anche nella vita postnatale durante l'esposizione ai corticosteroidi postnatali, per l'appunto, queste molecole hanno un effetto anche sul developing brain e gli studi preclinici ci hanno dimostrato come la somministrazione di corticosteroidi antenatali vada ad alterare l'asse ipotalamo-ipofisario, riduca significativamente la superficie della corteccia, alteri il flusso ematico cerebrale in diversi distretti e comporti anche una perdita, soprattutto della componente proteica a livello sinaptico, alterando quindi anche i processi di mielinizzazione, oltre ad avere un effetto soppressivo sullo sviluppo ippocampale. Ma cosa accade nei, o al di là degli studi preclinici nei nostri neonati? Anche qui evidenze già in parte, giustamente per sovrapposizione di temi, esposte dal professor Dani. In questa, anch'io ho riportato la meta-analisi di Ninan perché ha sintetizzato tanti studi, oltre 30 studi, includendo oltre 1 milione di neonati. La peak question di questa meta-analisi era l'effetto dell'esposizione appunto antenatale a corticosteroidi in soggetti prematuri e a termine che avessero presentato almeno un anno di follow-up rispetto ai non esposti e sono andati a valutare come outcome primario l'outcome composto di qualunque tipo di disordine del neurosviluppo o psicologico e poi degli outcome invece più specifici, non necessariamente, non esclusivamente neurologici. Appunto, il professor Dani ha già sottolineato come un singolo ciclo di corticosteroidi antenatali nel neonato prematuro non abbia un'influenza significativa nel ridurre l'incidenza di paralisi cerebrale moderato severa e tantomeno non ha un effetto significativo su quello che è la compromissione neurosensoriale, uditiva o visiva, ma presenta una significativa riduzione del rischio di un alterato neurosviluppo e di paralisi cerebrale in generale. Questo effetto si perde quando invece il numero di dosi non viene specificato sia sullo sviluppo neurologico in generale che sull'impairment neurosensoriale uditivo. Quello che accade invece nei neonati late preterm e a termine è più preoccupante, nel senso che in entrambi i casi, a differenza del neonato very preterm, si assiste ad un aumento significativo di disturbi del neurosviluppo e nel caso dei neonati a termine anche di disturbi del comportamento e disturbi mentali in generale. Come sottolineava il professor Dani, purtroppo il dato che emerge in questo studio è che oltre il 50% di fatto dei soggetti esposti era nato nella finestra appunto di late preterm o a termine, per quanto poi appunto per molti di questi studi il livello di la qualità degli studi stessi fosse da bassa a molto bassa. Ho riportato anche questo studio finlandese dove l'autrice ha avuto il merito di dettagliare in maniera anche molto puntuale i disturbi specifici neuroevolutivi e psicologici. Li ho evidenziati in questa tabella, quindi è andata ad analizzare i disturbi specifici del linguaggio, i disturbi scolastici, disturbi motori, disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi neurosensoriali, includendo insieme disturbi visivi ed uditivi, incidenza di epilessia e di paralisi cerebrale. E ho cercato di guidare un po' la lettura di questa
tabella, andando ad evidenziare in rosso i sottogruppi di popolazione che, in cui appunto la somministrazione di corticosteroidi antenatali andava ad impattare negativamente sull'outcome neurologico specifico, e in verde invece quelli su cui non vi era una differenza significativa. Ancora una volta viene riconfermato il dato precedentemente presentato, per cui i corticosteroidi antenatali hanno un impatto negativo sui diversi outcome neurologici e psicologici esclusivamente nella popolazione dei neonati a termine, o quando la popolazione dei neonati a termine viene analizzata assieme ai neonati pretermine, mentre questo dato non viene riportato appunto per la popolazione dei pretermine. Quindi concludo dicendo che sicuramente la somministrazione di corticosteroidi antenatali è uno degli interventi più potenti che abbiamo per migliorare la morbilità e la morbidità dei nostri neonati molto prematuri. Sicuramente può avere un impatto positivo in termini di morbilità respiratoria acuta nei neonati late preterm, ma questo si associa anche a complicanze extra respiratorie, metaboliche, infettive ed endocrine, e soprattutto in modo preoccupante, per quanto le evidenze spesso presentino una qualità scarsa, può avere un impatto negativo sugli outcome neurologici a distanza, sia nella popolazione dei late preterm che nella popolazione dei neonati a termine. Quindi è necessario effettivamente mettere sul piatto della bilancia quelli che sono dei benefici a breve termine in questa popolazione, rispetto invece al rischio comunque preoccupante di sviluppare uno sviluppo neurologico appunto avverso a distanza. E quindi credo che lo sforzo ulteriore negli anni futuri dovrà essere quello di perfezionare ulteriormente la nostra capacità di predizione della necessità appunto di somministrare questa terapia. E con questo concludo e lascio la parola a Jerry. Grazie Anna, anche per te è una relazione molto interessante che dimostra che quello che è efficace per certe categorie di neonati può diventare forse controproducente in altre, perché poi quello che conta in medicina è il rapporto costo-benefici, costo non economico, ma costo complessivo. Grazie per aver di ridiscutere. Bene, io ridarei volentieri la parola al professor Visser. Ok. Thank you all. Thank you for accepting having me at this meeting, and auguri a tutti de mangio gialli per questi 100 di incontri. E penso che noi siamo al numero 101. Corticosteroidi nel feto con restrizione de crescita. What about fetal growth restriction? Being the last one in line, I apologize for some overlap that there will be with the previous presentation, but I think that is difficult to prevent. Let me summarize my view on the idea of corticosteroids. It is the idea of the good, the bad, and the ugly. It started with a very intelligent guy, Liggins, and you've heard the whole story. The introduction of antenatal steroids, and then by 1976 there were already 7 randomized trials showing that it worked. The logo of Cochrane is also the logo of antenatal corticosteroids, the first 7 trials that were executed at the time, and they all were consistent, they helped. Then the period of the bad arrived, since corticosteroids were not introduced, and that only the guidelines, where most of them were from 1994 and onwards. So for about 18 to 20 years, we know steroids worked, but we didn't give them. That's part of the bad. Another part of the bad is the moment the guidelines said, yes, you may give a single course of steroids. What did we do? We started immediately giving multiple courses. In Europe, we did a questionnaire among perinatal centers, altogether 500 centers, and on average at that time, 3 to 4 courses were given to women with preterm contraction without any evidence being present at that time.
The studies on multiple causes were all from the year 2000 and thereafter, and they have been discussed beforehand. The largest one, the Mextra, didn't show any benefit, also not before 32 weeks of gestation, but showed that head circumference was 0.6 centimeters smaller after multiple courses as compared to one course. And now, and we continue to do randomized controlled trials. Here there were already 15, and in 2016 there were 27 randomized controlled trials. They all showed the same effect. But we were stupid in a way, because we repeated the same randomized controlled trial without looking at doses. Should we, is this the right doses? Also, ligands didn't know what the right doses was. We just invented the dose, and what did we do for almost 50 years? We used the same doses ligand and didn't look at other doses. And then in 2016, there was the beautiful trial from the United States, corticosteroids after 34 weeks of gestation, but there was too early introduction of of corticosteroids after 34 weeks without having any ideas about longer term outcome. And in 2017, it was introduced in the United States, and now almost everyone is using steroids in all cases till 37 weeks of gestation. There was only one benefit of giving repeating the same randomized controls over the decades, and that is that the results from the 1970s here on RDS, periventricular hemorrhage, neonatal death, were the same as in the 1980s and the same as in the 1990s. And that is very important, because in the 1970s, neonatology hardly existed. And by the 1990s, there was high frequency ventilation, there was surfactant treatment, etc. So also with modern neonatology, antenatal corticosteroids, when given in between 24 and 34 weeks, improve outcome. However, we still have to find out, and you heard about it before, the optimal dose, because we never looked at that. We may correct for maternal BMI, because in a woman who is weighing 100 kilograms, the concentration of steroids will be twice as low as in a woman who is weighing 50 kilograms. We do not know if steroids are useful in fetal growth restriction, and we have serious concerns about steroids giving after 34 weeks of gestation. And very importantly, we still have to find out how to identify women who indeed are going to deliver before 34 weeks. And you've heard it before. Nowadays, 40% of women treated with steroids before 34 weeks deliver at term, with quite likely an impaired short and long-term outcome. We can measure cervical length. We can measure fibronectin, but they're not commonly used, and they may definitely help in identifying women who really need corticosteroids. Because if there is no benefit, the only thing that can be done with potent drugs like steroids is that there are disadvantages and side effects. Corticosteroids are potent drugs, and we know that potent drugs most likely have potent side effects. And what do we know from steroids? There is reduced fetal placental weight, data from the human. Reduced fetal, placental weight. There is a reduced fetal weight and height, both in animals and the human. There is a reduced head circumference with dominance effect in the hippocampus area, animals and human. There's impaired learning and memory, hippocampus oriented, and the reduction in lifespan in animals. So all serious side effects. What do we know on the reduced head circumference and effects on the hippocampal in the human? Well, not that much, but this is a study from my institute. Now there is the telephone of my wife. Here you see the hippocampus of preterm born newborns, and on the right side, antenatal steroids were given, and on the left side, not. This is not a randomized controlled trial, but this is a study that we conducted in 22 infants born in between 25 and 32 weeks of gestation who died within 4 days after delivery. Histology of the brain was investigated
and the pathologist was unaware of whether steroids were given or steroids or no steroids were given. And you can see that the density of neurons in the hippocampus was significantly lower after antenatal corticosteroids than in the case where no steroids were given. As indicated, of course, this was not a randomized controlled trial. These were babies that died. Characteristics, one can look at PLOS ONE in between two groups, were the same. And these data are in fact completely consistent with the data in rodents, with the data in sheep, and with the data that there are in rhesus monkeys. There is a reduction of neurons in the hippocampal areas following antenatal corticosteroids. I'll go back to the first trial in 1972, Liggins and Hovey. It showed benefits of antenatal steroids, but there was a subgroup in women with a planned delivery for hypertension syndromes, and most of them had small for dates infants. And the data from that group were not very positive. The betamethasone treated group had a higher perinatal mortality, 30% as compared to 50%, due to an excess of fetal deaths, but neonatal outcome in survivors was somewhat better. Both these aspects were not significant, but because of these results from the first study of Liggins and Hoey, small for gestational age infants were excluded from all the randomized controlled trials on antenatal corticosteroids. In other words, we do not have randomized data on their effect in fetal growth restriction. Corticosteroids and fetal growth restriction, they're widely given. There are no randomized controlled trials. Observational data are inclusive. There is a reduced effect. There might be a reduced effect due to higher prenatal cortisol level, and there might be increased side effect, such as a further increase in blood pressure, further reduction in, or further reduction in fetal growth. If you go to the TRUFFLE study on delivering on the early fetal growth restricted fetus, number included in that study was over 500, and antenatal corticosteroids were given in 95% of cases. So no evidence, but we gave it. The guidelines of the Society of Maternal Fetal Medicine in the United States, we recommend the use of antenatal corticosteroids if delivery is anticipated before 34 weeks of gestation, or also before pregnancies between 34 and 37 weeks of gestation. Management of fetal growth restriction, no data. The ISWOG guidelines, corticosteroid prophylaxis is recommended if delivery is planned for 34 weeks of gestation, and these were also the guidelines for fetal growth restriction. Then finally, the FIGO guidelines from 2021, they acknowledge that there is elevated cortisol, there might be harmful cardiovascular metabolic effects, but the conclusion is that the administration of antenatal corticosteroids in fetal growth of pregnancies should follow the same protocol used as in pregnancies not affected by fetal growth restriction. So all advice to give antenatal corticosteroids without any evidence of its evidence. About 15 years ago, we conducted an analysis of all observational case control studies that there were on antenatal corticosteroids in case of fetal growth restriction in small for gestational age. No significant difference between treated and non-treated one. In small for gestational age, one may suggest that there might be a slight benefit of the corticosteroids. In fetal growth restriction, no benefit at all, and the odds ratios were increased slightly, were indeed slightly increased. Growth restriction was defined as abnormalities in the umbilical artery, and the small for gestational age were the remaining group. So, without any evidence, we decided to do a randomized controlled trial in the Netherlands, both in Utrecht and the Leiden University. The protocol was approved by the medical ethical committees, so we started including. And what happened? After 2 years,
we had included one patient. And the problem seems to be that women want to be treated and doctors want to treat. Yes, there is a fetal growth restriction. Yes, we have to deliver you very early, but we have corticosteroids and they may help you and they may improve outcome. And doctors did treat without the fact that there was no reason to treat them because we didn't know the effects. A little bit later, there were more observational studies of antenatal corticosteroids in preterm small for gestational age fetuses. Unfortunately, no distinction between small for gestational age and fetal growth restriction. Here you can see the trials on the lower part, the trials up to 2010, and what I indicated, no differences in outcome. But if you look at the more recent trials after 2010, there is a suggestion that they may improve outcome. They may lower neonatal mortality. But if you look at overall at all the data, that indeed neonatal mortality was lower. But if you look at RDS, necrotizing enterocolitis, periventricular hemorrhage, no difference at all. And the same held for neonatal sepsis and bronchopulmonary dysplasia, although here the odds ratios were even somewhat higher in case of small fetuses. So is there a relationship between birth weight centile and the effect of corticosteroids? I mean, at the moment we would know that, we would also know if they would work in small for gestational age fetuses. So I contacted the Cochrane database. I contracted the people from the New England study of 2016 on antenatal steroids given after 34 weeks of gestation. But unfortunately, I didn't receive an answer. They might not have the data. From one of the first trials on antenatal steroids, the DUS one, we know that in that study, there was only a favorable effect if birth weight was above the 25th centile. So it might well be that in chronically stressed small fetuses, there is no benefit at all. And this is a very interesting study. It's published in 2018. This is a large prospective cohort study in which 60% of cases antenatal steroids were given. This is not a relationship with birth weight, but with head circumference. A small head circumference, a large head circumference, minus 3 standard deviation, plus 3 standard deviation. And then we can see that in infants not treated with steroids, this is the profile overall with a lower neurological outcome than in the growth restricted fetuses. And here we see the infants treated with steroids, and that showed a different profile. Here I plotted the two of them on top of each other. No steroids, the black line. Steroids is the red line, and we can see in the fetuses with a very small head that following steroids, there was a lower neurological developmental outcome significantly. But if you look at the large fetuses on this side, this was without steroids, that is with steroids, you can see there is a significantly improved neurodevelopmental outcome. So these data strongly suggest that in a very small fetus, at least the fetuses with a small head, and those are, they will definitely contain the growth-restricted fetuses, steroids might deteriorate outcome. So what do we need? Before 34 weeks of gestation, we still need a randomized controlled trial, steroids versus no steroids. You might also restrict the trial to fetuses with insufficient lung maturation. So first of all, you could measure fetal lung maturation in these cases by the LS ratio of the laminar body. And in case it's mature, don't give steroids and do a randomized trial only in cases with an expected high risk for respiratory distress syndrome. Quite a long time ago, we published these data on the LS ratio in growth-restricted fetuses with an abnormal Doppler in the umbilical artery and
and a few small for gestational fetuses with a normal Doppler. And you can see from this slide that from 30 weeks onwards, the white bars, the average LS ratio in these fetuses is already more than 2, making it very unlikely that these fetuses will develop severe RDS after delivery. This is an old technique measuring the fetal lung maturation, but in fetal growth restriction, it might prove useful. And the risk of an amnio performed in 30, 32 weeks of gestation is extremely low. Let me come back finally with two slides on this study that has been shown before, that the Society of Maternal Fetal Medicine also advises to give steroids in growth-restricted fetuses or small fetuses between 34 and 37 weeks of gestation. This study you've seen, the American study on steroids after 34 weeks of gestation, in a way, a beautiful study. But if you look at major morbidity, no difference at all. Only if you combine CPAP, need for oxygen or mechanical ventilation, together after betamethasone, there was a 20% reduction. And RDS, no significant difference. But if you combine RDS, tachypnea, and apnea, there is a 13% reduction in these combined complications. At the same time, there is a 60% higher incidence of severe neonatal hypoglycemia, which might be dangerous to these fetuses. As indicated in 2017, this was included in the American guidelines. Despite this publication by Alan Job and other expert neonatologists indicating that the greatest effect of giving steroids after 34 weeks is a reduction of transient tachypnea of the newborn, which is mostly a self-limited condition. This benefit must be weighed against unanticipated outcomes, such as neonatal hypoglycemia and unknowns about long-term neurological development follow-up and metabolic risk. According to the European consensus guidelines of the neonatologists 2019, with similar guidelines in 2022, all neonatologists, among them Virgilio Cagnelli and one obstetrician, the advice is not to give steroids in women with preterm contractions after 34 weeks of gestation. And this publication, you have heard quite a lot about it, but the conclusion, results of this study showed that exposure to a single course of steroids was associated with a significantly lower risk of neurodevelopmental impairment in children with extreme preterm births, defined as a preterm birth before 34 weeks of gestation, but a significantly higher risk of adverse neurocognitive and or psychological outcome in with children with late preterm and full preterm birth. So what are we doing after 34 weeks of gestation? On fetal growth restriction, we conducted a matched controlled study. This was part of the TRUFFLE Part 2 study in which 800 fetuses after 32 weeks of gestation were followed in between 32 weeks and delivery. In 86 cases, we could match the ones who had antenatal steroids with controls in which the doctors didn't decide to give steroids. Gestational age as conclusion, expected fetal weight burden, umbilical syllable ratio, gestational age of delivery and birth weight were identical between the group. And if you look at composite adverse outcome, 28% following steroids, 24% for the controls, showed that there was in this study, but again, this is a matched study with controls. It's not a randomized control study, but no benefit to give corticosteroids in growth-restricted fetuses, in this case, after 32 weeks of gestation. The problem with steroids is that women want to treat, and doctors want to know that women want to be treated, and doctors want to treat, but
doctor should know better. And where there is no evidence, we should find out whether the benefits are greater than the risk or vice versa. After 50 years after the first randomized controlled trial on antenatal steroids, we still need to do the one on early fetal growth restriction. Molto grazie per vostra attenzione. Grazie, Professor Visser. Thank you very much for your outstanding presentation. Adesso apriamo la discussione, credo come sempre aperta in contemporanea a tutte le relazioni. Vedo già collegato Filippo Casaccia che credo ci riporti le eventuali domande che vengono fatte sulla chat. Filippo, abbiamo già qualcosa? No, in questo momento non vedo domande. Se qualcuno vuole porle, però può scriverle in chat, io poi le leggo, oppure professor Mosca. Ok, allora incomincio. Posso iniziare io con una domanda per il professor Visser e anche per la professoressa Marconi? This is related to the applicability of this recommendation on antenatal steroids in low and middle income countries, since we saw the impact that this intervention may have in those countries. So looking at neonatology, when we applied evidence produced in high income country to low income country, very often it was a disaster. For instance, when we brought therapeutic hypothermia in low-income country, we lost all the benefit and was even dangerous for those infants. So I wonder if this recommendation might be applied in the same way, both for fetus with growth restriction and in general for other pregnancy in low and middle income country, or if we need to change anything, or if there are molecules or way of administration that might be more beneficial. Thank you. This is a very important question, and I hope I may answer. There are right now two large randomized controlled trials in low middle income countries. The first one, I think, is from 2016, and the other one from 2018 or 19. And the first one showed definitely poorer outcome following corticosteroids, and also an increase in maternal infection. And most likely because there was no adequate dating of pregnancy in low-income countries. So most likely, in 80% of cases, steroids were given to the wrong women. And knowing that steroids have side effects, if you give it in the majority to the wrong women, you will never have a positive outcome. There was a WHO-sponsored trial by Altabe. The second one, they improved neonatal facilities in the centers participating in those countries, and they had an ultrasound machine for dating of pregnancy. And in that one, there was a slightly improved outcome, but not 30 to 50%, but about 10%. So yes, to introduce it in low-income countries without adequate information on dating of pregnancy, there is no benefit and there is potentially a harmful effect. Bene. Thank you, Gerard. Grazie. Non ho altro da aggiungere. Ok. Però volevo io ancora stimolare entrambi, soprattutto magari Anna Maria, rispetto a un dato che avete fatto vedere. Certo, non è l'80% di uso inappropriato di corticosteroidi, però dei dati che avete fatto vedere, il 40% alla fine prende i corticosteroidi e poi comunque partorisce a termine, quindi ha preso sostanzialmente inutilmente un farmaco che abbiamo visto un farmaco potente e anche potenzialmente dannoso. Allora la domanda per voi ostetrici è come fare a ridurre questo 40% di utilizzo comunque inutile di corticosteroidi. Io credo che la cosa principale sarebbe avere allora, non avere, perché avere ci sono delle raccomandazioni, delle linee guida ben definite per quanto riguarda il parto prematuro.
E quello è la cosa fondamentale, cioè la maggior parte dei ginecologi non fanno una diagnosi corretta di parto prematuro e quindi trattano una quantità di donne che in realtà non hanno un parto prematuro. Però il problema è sempre quello che ci sta ammorbando da anni, no? Cioè il problema delle questioni medico-legali. Le questioni del bespoke e quant'altro, cioè ci sono dei centri che sono i centri di secondo livello che non potrebbero teoricamente accogliere le gravidanze sotto le 34 settimane, e non è sempre vero che se tu ricoveri una donna a 32 settimane questa partorirà prima. La cosa che si fa nei centri di secondo livello è trasferire la signora, ma la si trasferisce comunque, dal momento che non la puoi tenere, con un ciclo fatto. E quindi di fatto si fanno un sacco di trattamenti a donne che lo sappiamo, noi lo sappiamo benissimo, non partoriranno mai prematuramente. Il problema è la diagnosi del parto prematuro. There are studies indicating that in case of symptomatic preterm contractions and the cervical length of more than 30 millimeters, that it is highly unlikely that these women will deliver within a week. If you include also fibronectin and you take a cervical length of more than 15 millimeters and the negative fibronectin, these women are very unlikely to deliver within a week. But doctors are too lazy to introduce that technology. It's easier to give corticosteroid because you're a good doctor, you're trying to improve outcome, etc. But what we are doing is stupid indeed. And while introducing cervical length measurements and fibronectin, we may reduce the use of antenatal steroids by 50%. Look at the literature. Yes, but most of the time we just take into account the presence of not of con of contractions, but not even documented by a CTG. The patient says that she has contractions. Okay, that's fine. So she's treated even in the private office, but still. Why don't you go back to the hospital and we'll give you some corticosteroids. So, just in case. The famous just in case is just Terrible, terrible. terrible. Doctors want to treat, to be a good doctor. Well, but most of the, well, sometimes also patients feel to be treated better if you give them something. Yes, indeed. I remember in the old days when the neonatologist told us always give antenatal steroids, because we were a little bit lazy in doing so. Now, at least in my opinion, the neonatologist, please, do you really need Don't. corticosteroid? Don't do it. Sì, quindi comunque abbiamo un'area di miglioramento dove lidiamo in modo inutile, però vedendo i dati che ci ha fatto vedere anche Carlo Dani, guardando anche i dati del Vermont, alla fine, guardando poi i dati italiani, c'è un 15% più o meno, se non ricordo male, di bambini che nascono sotto il chilo e mezzo che corticosteroidi comunque non li hanno presi, avrebbero dovuto prenderli. Quindi abbiamo queste due aree di miglioramento, qualcuno inutilmente e al 15% in realtà non li diamo. Allora, di questo 15% immagino ce n'è una quota in cui non è stato possibile, non si è fatto in tempo a fare. Probabilmente anche in questa parte c'è magari anche un errore diagnostico, ma probabilmente ci sono anche alcuni precipiti. No, sai cosa? Può anche capitare che, ad esempio, nei centri di terzo livello, dove è presente una terapia intensiva neonatale, il ragionamento sia anche, ci penserà il neonatologo, cioè se non riesco io a indurre, capito? Ci sono, c'è cioè, il surfattante da dare e quant'altro. Credo che sia più il trattamento così un po' spropositato nei centri dove la TIN non c'è e quindi, capito, non sapendo bene. Tu comunque lo fai e poi o trasferisci la mamma o trasferisci il bambino.
Noi abbiamo fatto un'analisi che peraltro è stata anche pubblicata qualche anno fa in Toscana e si vedeva che un effetto che possiamo definire paradosso, cioè paradossalmente i neonati che avevano, o i neonati intendo molto pretermine, quelli sotto le 32 settimane, avevano molta più probabilità di nascere senza steroidi antenatali se erano seguiti dai centri di terzo livello. Perché quelli che venivano trasferiti, come diceva Anna giustamente, venivano trasferiti avendo già cominciato almeno la prima dose del ciclo. Poi dopo, una volta invece, quelli che venivano ricoverati direttamente dai centri di secondo, quelli che oggi chiamiamo secondo e che allora si chiamavano terzo livello, di fatto invece avevano spesso più spesso una strategia attendista. Solo che certe volte la strategia attendista non è premiante, perché onestamente, se ci dobbiamo basare sull'accorciamento della cervice uterina, che diciamo è oggetto di dati contrastanti circa il suo effetto, come dire, nel predire il rischio di parto pretermine, particolarmente sui gemelli che sono tanto numerosi tra i prematuri, e rispetto ai quali Anna e il professor Visser magari ne sanno certamente più di me, ma a me non risulta che ci siano dati di predittività sull'accorciamento della cervice uterina in relazione al rischio di prematurità. E anche il ruolo della fibronectina, che è, diciamo, assolutamente importante, devo dire che però non, anche questo non mi risulta che sia così diffuso, a parte qualche centro virtuoso, come metodo di previsione. Cioè sicuramente i centri più piccoli non la usano correntemente. Quindi è anche un problema, non soltanto, giustamente come diceva, non soltanto di strumenti che non vengono applicati, ma a volte anche che questi strumenti non è che sono poi così predittivi, non hanno un'accuratezza così marcata. È il meglio che abbiamo, se poi onestamente non li usiamo nemmeno o comunque li usiamo poco, la frittata è fatta, arriviamo a quel benedetto 40%. Ha alzato la mano il professor Ferrazzi, a cui do volentieri la parola. Io sono felice di aver ascoltato tutte queste relazioni e davvero complimenti, perché rendono una base culturale forte, no, ai comportamenti difficili. Però io vorrei difendere un po' la categoria dei ginecologi ostetrici. È difficile la predittività del parto prematuro, e quindi, come dire, solo recentemente, parlo di 5-6 anni, la Società Italiana di Medicina Perinatale ha fortemente sostenuto la non fattibilità della terapia addirittura a domicilio, no? Nel 2015 si faceva la terapia corticosteroidea a domicilio, ora via via che sono mutate le evidenze, sono mutati anche i comportamenti, molte di queste percentuali fanno riferimenti a anni passati. Insomma, la mia esperienza è che arrivando in un centro dove appunto 5 anni fa c'era una tradizione, no, culturale di una profilassi estensiva, è stato semplicissimo, alla luce non di quello che dicevo io, ma alla luce delle evidenze che sono emerse proprio in questi ultimi anni sul danno, no, dei corticosteroidi, di cambiare i comportamenti. Quindi sostanzialmente due cose: uno, è difficile prevedere il parto prematuro anche disponendo della cervicometria e della fibronectina, e due, le evidenze che sono venute fuori oggi sono evidenze relativamente recenti, mentre alcune percentuali fanno riferimento a studi un po' più anziani dal punto di vista del tempo. Quindi, come dire, non sarei così negativo sui comportamenti dei colleghi nei centri sia di riferimento sia di primo livello. Ecco, quindi è un mondo che sta cambiando, sta cambiando in meglio grazie a evidenze scientifiche, ed è molto bello capire che nei late preterm e negli FGR c'è molto da fare per arrivare a dimostrare in maniera inequivocabile la non necessità di impiegare questo tipo di profilassi. Grazie. Grazie a te. Carlo, invece, volevo ancora ritornare su quella quota di bambini a cui forse dovevano essere dati. Abbiamo lo stesso atteggiamento rispetto alle 22-23 settimane o ancora
utilizziamo in modo molto stretto l'indicazione delle 24 settimane, cioè quanti sono proporzionalmente i bambini delle età gestazionali estremamente basse a cui non abbiamo dato i corticosteroidi per una scelta, tra virgolette, errata. Cioè, qual è il tuo consiglio? Cosa fate nel tuo centro? Ora, allora, consideriamo che per dirti 22 settimane, l'avevo già detto nel corso della mia relazione, da noi sostanzialmente non ne vediamo. Ne vediamo uno ogni tanto, però diciamo che rappresenta un'eccezione e noi non abbiamo sopravvivenza a quell'età gestazionale lì, anche se sappiamo entrambi, ma anche Anna lo sa, insomma tutti i neonatologi che studiano sanno che ci sono centri che riportano dati di un certo rilievo, però lasciando perdere le 22 settimane, i nati alle 23 e soprattutto alle 24 settimane in generale ricevono nella maggior parte dei casi la profilassi. E per quello che è la mia esperienza, quando non la ricevono è perché poi non c'è il tempo materiale per farla. La donna si presenta e ha immediatamente il parto. Oppure magari il ginecologo fa la prima dose, ma il piccolo nasce dopo un'ora, insomma, cose di questo tipo. Che comunque i pochi dati che ci sono ci dicono che è comunque meglio. Ora, ci sono pochi dati, questa rimane credo proprio un'opinione degli esperti. Quello che facciamo noi in questo momento alle 23 settimane, quindi seguendo un po' l'ultimo update, è quello di fare un consulting un counseling con i genitori. Si dice quali sono le prospettive di un nato a 23 settimane, lo si dice con diciamo trasparenza, senza essere ottimisti, senza essere tragici, cerchiamo di essere oggettivi e si tiene in conto a quell'età gestazionale lì assolutamente il parere dei genitori. Io faccio comunemente queste consulenze e se la madre, che di solito è lei presente spesso, il padre viene informato e poi abbiamo un ulteriore colloquio anche con FaceTime, insomma, come si riesce a fare a seconda delle situazioni. Spesso devo dire le donne, almeno qui a Firenze, hanno un atteggiamento attendista. Non è, direi che sono più quelle che a 23 settimane chiedono di aspettare un giorno o due, vogliono riflettere, vogliono consultarsi con il compagno, giustamente, e in quel caso lì noi aspettiamo, anche se in sede di counseling io sottolineo sempre che è evidente che il rischio maggiore per un neonato che viene alla luce di morbidità e mortalità è evidentemente alle 23 settimane. Quindi se uno aspetta alcuni giorni rischia di avere il massimo beneficio. Però a quell'età gestazionale lì, almeno la mia opinione è che sia assolutamente importante avere un approccio che sia consensuale con la madre. Io evito di, mentre se a 24 settimane ho un atteggiamento più pervasivo, per così dire, cerco di portare, di suggerire l'opportunità di, a 23 settimane rimango molto più oggettivo. Cerco di influenzare poco queste donne, facendo però presente che i dati a oggi a nostra disposizione ci dicono che a 23 settimane riducono la mortalità e la morbidità. Questo sì, però voi che siete, insomma, Anna ha la fortuna di essere più giovane, ma voi che come me, insomma, avete più primavere sulle spalle. Sapete che nel dialogo con la gestante o con il padre, anche se presente, abbiamo un modo, no, di modulare quella che è la nostra consulenza, quella che è il nostro parere. E allora, anche se è difficile magari spiegarlo a parole, spero di essere riuscito a trasmettervi quello che è, diciamo, il nostro approccio. Da 24 in su, un approccio che ha l'obiettivo di supportare
la strategia con gli steroidi antenatali. A 23, un approccio estremamente trasparente e informativo, ma più cauto, proprio perché comunque sappiamo che la mortalità è molto alta e che la sopravvivenza è gravata da una morbidità associata rilevante. Io condivido, Carlo, l'approccio, però sottolineo anche che quello è un periodo della vita in cui il tempo e i giorni contano, perché comunque sì, in 7 giorni, che sono un tempo certamente breve, cambia la mortalità del 20%, il che vuol dire che sì, cambia sì, del 3% ogni giorno, quindi i giorni lì contano, è abbastanza urgente. Ma difatti è quello che gli diciamo. Io quello che gli dico è: voi avete, non dovete decidere subito, ma sappiate che ogni giorno la mortalità è influenzata del 3%, e questo fa parte proprio dell'informativa. Hai ragione, sono con te. Volevo a questo punto anche introdurre un altro ragionamento che un po' poi è stato un filo conduttore di tutte e quattro le relazioni, che è quello un po' della capacità di predire. Quando uno deve fare una terapia che comunque implica un farmaco che è potente, che ha degli effetti anche potenzialmente negativi, ovviamente deve cercare di predire, di individualizzare. Allora, a questo punto mi rivolgo un po' in modo specifico ad Anna Lavizzari, in cui, facendoci vedere tutti gli outcome dei late preterm, forse è sfuggito a me un outcome che non mi è sembrato tanto sottolineare, è quello della mortalità, perché questa è comunque una categoria di neonati in cui, se uno va a guardare gli studi, di per sé, indipendentemente appunto dall'uso dei corticosteroidi, c'ha un odd ratio sulla mortalità di 2.9, in alcuni studi arriva più di 5, in altri studi rispetto al neonato a termine. E questa differenza poi è molto maggiore ovviamente a 34 rispetto a 35 rispetto a 36. Non è giunto il momento che noi consideriamo la categoria dei late preterm in modo un po' più frazionato, e quindi il suggerimento di, dei dati che hai fatto vedere, prudenza nell'uso dei corticosteroidi in questa categoria, forse magari vale a 36 settimane, ma magari non vale all'età gestazionale più basse? Grazie prof per la domanda. Devo dire che anch'io ho fatto delle riflessioni simili studiando per questa relazione. In verità, sul dato di mortalità, negli studi che ho riportato, non era stata riscontrata nella categoria, appunto nel numero di, nella casistica di pazienti arruolati, nessun tipo di mortalità nella categoria dei late preterm. Però facendo questa relazione, in verità, e appunto dovendo bilanciare i rischi e i benefici, che di fatto in questa categoria di bambini sono dei benefici a breve termine, mi sono chiesta se invece con il miglioramento delle cure neonatali respiratorie, less invasive surfactant administration, forme di supporto non invasivo sempre più sofisticate, in realtà forse questo cutoff delle 34 settimane non possa essere in qualche modo anche alterato, magari andando, spostandoci verso il basso. Cioè, credo che nessuno di noi abbia dei dubbi sulla somministrazione sotto le 28, sotto le 30, ma mi chiedo, e purtroppo non ho trovato delle analisi specifiche, se invece a 32-33 settimane, una categoria di moderate preterm in cui la morbidità respiratoria a lungo termine è bassa, il rischio neurologico di VH è anche molto basso, invece non ci possa essere spazio per fare delle riflessioni diverse o magari un'individualizzazione del trattamento. Poi un'altra considerazione è che spesso quando ci riferiamo a questa categoria noi pensiamo appunto alla morbidità respiratoria a breve termine, ma credo che il dato forse più significativo sarebbe quello di andare a valutare il fatto che un bambino venga ospedalizzato, riceva supporto respiratorio per qualche giorno, può dispiacere alla famiglia, però di fatto ha un impatto limitato. Credo che sarebbe molto più rilevante vedere come questo tipo di intervento ha un impatto poi sulla morbidità respiratoria a lungo termine, ma chiaramente è un dato più difficile da reperire. Ok, visto che siamo in un contesto prevalenza
ostetrico-ginecologica. Ero incuriosito sempre sul tema della predizione e anche dell'individualizzazione delle cure da uno studio che ho letto un po' di tempo fa, era di qualche anno fa, in cui sostanzialmente, mi riferisco al tema ritardo di crescita intrauterino, veniva segnalato che l'uso dei corticosteroidi dati nella categoria di neonati con ritardo di crescita nella fase del prescompenso aggravava lo scompenso, ovviamente misurato con la flussimetria. Allora la domanda per voi ostetrici è: per meglio individualizzare l'uso dei corticosteroidi in questa categoria di neonati, dobbiamo regolarci anche in base alla gravità della loro situazione, oppure tout court a tutti, come peraltro è suggerito dalle linee guida? Quindi un po' anche capire se, per esempio, il suggerimento che ha fatto il professor Wieser, molto stimolante, di andare per esempio a guardare il rapporto lecitina-sfingomielina, e quindi vedere se quel neonato con ritardo di crescita ha un'immaturità del polmone tale da giustificarlo, do i corticosteroidi; se invece non è così, evito di darlo, perché comunque sappiamo che può avere degli effetti anche negativi rilevanti. Cosa facciamo quindi per cercare di individualizzare l'uso dei corticosteroidi in questa categoria particolarmente fragile di neonati, e che ha anche una fragilità molto tempo dipendente, che ci porta poi a una valutazione del timing corretto del parto, non sempre facilissima? Difficile di rispondere, ma nostra esperienza is that if the fetus is small with normal Dopplers, so it is not really a gross restricted, most likely constitutional small, that steroids might work. Our experience is from the data that we have with abnormal Dopplers, so really feel a gross restriction, it doesn't help. The LS ratio, the measurement of fetal lung maturation in the 1970s, we did it in many cases, and thereafter most of us have stopped, but it's very helpful because in half of the cases of the small fetuses after 32 weeks of gestation, you don't have to give steroids anymore because there is evidence of sufficient lung maturation. The same, in my opinion, holds for diabetes in pregnancy, because if you give corticosteroids to women with type 1 or type 2 diabetes, you get an enormous increase in maternal blood glucose level, and that might also be dangerous. And also in these women, if you measure fetal lung maturation, you will see that in 90% of cases, after 34 weeks of gestation, you don't have to give steroids anymore because lung maturation is sufficient. But altogether, data are rather restricted. Grazie per suggerimenti anche molto pratici e molto utili. Anna Maria, vuoi aggiungere qualcosa? Anna Maria la vedo frizzata, quindi credo che non sia in grado di ascoltarci. Ci sono domande dal pubblico che ha partecipato, lo chiedo ai nostri coordinatori. In chat non vedo domande io. No, al momento no. Ok, allora vorrei ancora io chiedere qualcosa a Carlo Dani, anche se vuole intervenire ad Anna, rispetto a un altro tema, sempre nel contesto dell'individualizzazione terapia. A un certo punto Carlo mi ha fatto vedere una diapositiva, quella in cui venivano valutate dosi differenti, in cui c'erano anche dei dati diversi tra maschi e femmine. E nell'animale, peraltro, gli studi hanno dimostrato che l'effetto dei corticosteroidi è diverso tra i maschi e le femmine. C'è qualche cosa anche nell'uomo, o è solo così un dato sull'animale che non si ripete? Onestamente, no, guardavo se avevo il microfono aperto, sì.
Onestamente non ho trovato niente relativamente a questa, diciamo, tematica, che ho anche guardato perché, insomma, come sapete, la medicina di genere sì, in questo momento è molto famosa. Sappiamo che le femmine tendenzialmente a tutte le età gestazionali hanno una minore frequenza di distress respiratorio e anche una minore, oltre che mortalità, anche una minore frequenza di insufficienza respiratoria e una minore gravità. Però sull'effetto degli steroidi antenatali, se sia più marcato nei maschi e nelle femmine, ho visto numerosissime meta-analisi in questo settore. Non so, Anna, se tu nel late preterm o nel term hai visto qualcos'altro. Io nel neonato molto pretermine non ho trovato questa subanalisi. Che c'è negli studi animali, ma aveva incuriosito Sì. perché No, partendo... no, ma è una domanda lecita. Direi se No, non ci sono. neanch'io. Purtroppo a questo proposito ho trovato evidenze anche sui diversi dosaggi, nessuna certezza, nessuna risposta, diciamo, solida in proposito. Vorrei, se non ci sono altre domande, fare l'ultima. E approfittare della presenza del professor Visser, che durante la sua bellissima relazione a un certo punto ha parlato anche di correzione in base al BMI della mamma, della dose dei corticosteroidi. C'è qualche dato? Ha qualche suggerimento pratico per noi? This is an aspect that we still have to study. No one is correcting for it. But it's logical that the concentration in maternal blood will be twice as low if she is obese than not. So we should correct for it. Likewise, there were in twins quite a few doctors who gave a double course of steroids in case of twins, one for one fetus and one for the other. But that's also useless, of course, because women carrying twins are on average only 10 kilograms more heavier than the ones carrying singletons. So there's no reason to do that. That it's a pity. There have been so many randomized controlled trials, about 30 over the years, that and there must be studies where they would have BMI or would have birth weight centiles. And then they should look at outcome. The data most likely are there, but maybe they've got lost or whatever it is. Grazie. Io direi a questo punto che possiamo concludere questo Mangiagalli Journal Club. Sì, sì. A me è piaciuto molto perché ci ha dato la possibilità di ripassare un po' un tema che pensavamo di conoscere, parlo per me, ma io oggi ho imparato tante cose che hanno anche poi un riverbero importante nella pratica clinica, e quindi ringrazio molto i quattro relatori per le bellissime relazioni, anche per aver contribuito a una discussione vivace e intelligente. Do la parola a Deborah, che conclude dandoci, credo, forse anche qualche dato di partecipazione, anche di quello che ci aspetta nel futuro di questo aggiornamento così importante di successo, coordinato Esatto. dal professor Vercellini, che ringrazio per avermi dato la possibilità di coordinare stamattina. Una mano della Marconi. Professoressa, vuole dire qualcosa? Al microfono spento. Anna, non ti sentiamo. Ti abbiamo vista frizzata. Non ti sentiamo. Ti salutiamo, prego. Forse ha sbagliato. Deborah. Va bene, io volevo solo ringraziarvi ancora tutti, sia relatori che partecipanti, per essere stati fino ad ora. Abbiamo raggiunto il picco di 130 più o meno partecipanti anche oggi, quindi direi che è andata bene. E ci diamo appuntamento al 25 novembre, quindi fra 2 settimane, sempre alle 10. Il titolo del prossimo incontro sarà l'approccio non chirurgico all'incontinenza urinaria. Come relazione avremo prima relazione, valutazione e trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo.
Andrea Tubaro, che è professore ordinario di urologia e direttore della scuola di specializzazione di urologia della Sapienza dell'Università degli Studi di Roma. Successivamente, con la sindrome della vescica iperattiva, ne parlerà Maurizio Serati, professore ordinario di ginecologia e ostetricia dell'Insubria, dell'Università degli Studi di Varese. E infine ci parlerà dell'approccio riabilitativo Donatella Giraudo, fisioterapista esperta nel trattamento delle patologie del pavimento pelvico, che lavora al San Raffaele di Milano. Quindi direi che abbiamo finito. Grazie, grazie a tutti. Ringraziamo tutti. Alla prossima, arrivederci.